anch'io sono molto contento di vedere questa partecipazione che mi riempie di gioia e soprattutto per la possibilità che questi testi vengano letti, ascoltati, commentati, portati a casa. Ancora più delle altre volte, devo dire, è sempre così, ma in questa occasione mi sento proprio di dire che oggi cercheremo di fare una lettura insieme, perché i due testi di cui ci occuperemo sono abbastanza difficili e mi sento molto poco sicuro delle cose che cercherò di dire, ma veramente cerchiamo di fare una lettura insieme, condivisa, in comune, per toccare due temi fondamentalmente. Se dovessi riassumere in due nozioni il centro, il fuoco che emerge dai testi di Eckhart e di Dogen che oggi leggeremo, queste nozioni sono quella del tempo e quella dell'immagine. Padre Luciano ne ha parlato durante la celebrazione eucaristica questa mattina e in un certo senso ha già detto l'essenziale. Io cercherò al limite di fare qualche glossa attraverso la lettura dei brani, ma così come avevamo visto un paio di volte fa l'incontro di Eckhart e di Dogen intorno al tema del linguaggio e della libertà che attraverso il linguaggio si dà, oggi vediamo un altro punto in cui si toccano queste riflessioni, che è appunto la questione del tempo, il rapporto tra un tempo che passa e un tempo che non passa, il tempo che non è tempo, che chiamiamo eternità. Sono temi che il pensiero filosofico in Oriente e in Occidente ha toccato, sono alcuni dei punti più difficili con cui si è confrontato il pensiero umano. E vediamo però appunto oggi delle formulazioni particolari, delle prospettive, delle angolazioni particolari che ci vengono proposte da Eckhart e da Dogen. Partiamo da Eckhart e da questa predica, che è una delle due che ci sono pervenute con un titolo pressoché identico nei sermoni tedeschi dell'edizione Adelphi, da cui è tratta questa traduzione. Ci sono due testi che si intitolano, con, come è usuale per Eckhart, una citazione in latino da un versetto evangelico. Modicum et iannum videbitis me, significa appunto un poco e non mi vedrete, la pronuncia Gesù quando annuncia ai discepoli la sua partenza, il fatto che se ne andrà. Nel testo Adelphi c'è un'altra predica che si intitola Modicum et non videbitis me, la differenza è solo da questo iam, ma sono appunto due prediche che si intrecciano l'una con l'altra. Eckhart scrive cose molto simili, un po' le cambia, ma si vede come la sua riflessione insistita su questi temi torni sulla questione che in questo momento, a partire da questo versetto, gli sta a cuore. Leggiamo intanto alcune righe di questo testo. Ho detto in latino una parola scritta da San Giovanni nel Vangelo che si legge in questa domenica. Ricordiamoci sempre il contesto: Eckhart sta parlando in tedesco volgare a contadini della sua parrocchia, della sua diocesi, quindi non è un sermone in latino, non è un sermone rivolto a persone colte, non è un trattato, ma è la trascrizione o quello che lui aveva scritto precedentemente all'omelia. Quindi lui, come accadeva all'epoca, legge il Vangelo in latino e poi traduce, perché nessuno capiva di fatto quello che veniva letto, doveva essere tradotto in tedesco. Nostro Signore rivolse questa parola ai suoi discepoli: un poco, appena un poco,
e subito non mi vedrete. Qui c'è già una traduzione che è una interpretazione. Quando Eckhart in tedesco e poi in italiano tradotto per noi dice un poco, appena un poco, itera quel modicum. In latino nel Vangelo non è scritto due volte, ma sta sottolineando questa cosa e continua a sottolinearlo. In altri punti Eckhart ritorna su questo un poco, appena un poco, e subito e già non mi vedrete. Se qualcosa, anche minimo, aderisce all'anima, non mi vedrete. Sant'Agostino pose la domanda su cosa sia la vita eterna e rispose dicendo: mi chiedi cosa sia la vita eterna? Domandalo e ascolta la vita eterna stessa. Nessuno sa cosa è il caldo meglio di chi ha caldo. Nessuno sa cosa è la saggezza meglio di chi ha la saggezza. Nessuno sa cos'è la vita eterna meglio della vita eterna stessa. Nostro Signore Gesù Cristo dice: questa è la vita eterna, che si conosca te, Dio, soltanto come unico vero Dio. Qui c'è qualcosa che a me ricorda molto anche la struttura di un koan zen. Quando Eckhart richiama Sant'Agostino, la domanda, che è una domanda che potremmo inserire in un contesto argomentativo propriamente filosofico, quindi inizia con una serie di argomentazioni, di possibili risposte: che cos'è la vita eterna? E invece qui, citando Sant'Agostino, Eckhart dice: domandalo, poni questa domanda, quindi non saltarla, non far finta che non ci sia, ma ponila e ascolta la vita eterna stessa e stai in quella risposta, sii quella risposta. Non dare una risposta attraverso parole, ma diventa tu stesso la risposta a quella domanda. Vedremo l'affinità anche che c'è già in questo punto con alcuni aspetti del testo che poi leggeremo di Dogen. Quindi già qui Eckhart non fa sconti, non usa preamboli, non sta girando attorno al problema. C'è questa questione del un poco di tempo, appena un po', e non mi vedrete più. E poi questo un poco, questo attimo di tempo, questo passare del tempo che diventa e si converte in eternità. Che modo stanno insieme queste due cose? Come faccio a essere eternità nel tempo se le cose passano? Se io voglio, desidero stare con Gesù, con l'illuminazione, nella natura di Buddha, vorrei possederla, vorrei poter sostare, restare in essa, sostare presso Gesù, e invece Gesù mi dice che se ne va. La volta scorsa avevamo incontrato la figura di Marta e quella di Maria. C'è qualcuno che giustamente anche vuole restare ai piedi di Gesù, vuole restare lì, ma al tempo stesso Gesù ricorda che c'è anche qualcos'altro, che c'è anche un tempo che passa, ci sono delle attività di cui ci si deve occupare. Come sta insieme questa sorta di contraddizione che, detta in modo, se vogliamo, un po' grossolano, però potremmo esplicarla con la contraddizione tra la vita attiva e la vita contemplativa, tra la meditazione, tra lo zazen e le questioni quotidiane, tra la dimensione appunto supratemporale, oltre il tempo, e quella che invece ci tocca, ci affetta ogni giorno, che fa sì che noi siamo o ci percepiamo nel tempo. Chi conoscesse Dio di lontano, attraverso una mediazione o in una nuvola, non vorrebbe separarsi da Dio per un attimo, neppure in cambio dell'intero mondo. Cosa pensate allora, quanto straordinario sia se si contempla Dio senza mediazione? Dice nostro Signore, e qui insiste, ritorna, un poco, appena un poco, e subito non mi vedrete.
tutte le creature che Dio ha mai creato o potrebbe creare, se volesse, tutto questo è nei confronti di Dio un poco, appena un poco. Ecco che inizia a elaborare, inizia a usare questo avverbio modicum non soltanto per indicare un lasso temporale, ma per indicare la qualità delle cose. Tutte le cose sono un poco. Il mondo, il tempo devono diventare piccoli, devono farsi poca cosa, devono essere poco, non perché siano insignificanti, ma perché sono come una ghianda. La ghianda è piccola rispetto alla quercia. La ghianda non ha un'apparenza molto importante. Deve essere considerata per quello che è, piccola. E in quella piccolezza che però c'è la possibilità della grandezza. Bisogna avvertire il mondo come piccolo, perché nel mondo appaia, si manifesti, si esprima qualcosa che non è piccolo. Bisogna andare oltre il tempo, stando nel tempo, perché il tempo non sia soltanto un passare inutile, perché non sia soltanto un trascorrere senza significato. Incontriamo molto spesso in Eckhart e anche in Dogen questo continuo travaglio nella contraddizione. Bisogna sostare in una cosa per farne emergere l'opposto. Bisogna vedere oltre per capire la pienezza del qui e dell'ora. Non che una cosa escluda l'altra. Non dobbiamo negare qualcosa perché la verità è solo nel mondo al di là, nel paradiso, e quindi questo mondo non è importante. Non dobbiamo neanche dire l'assoluto è qui e escludere ogni ulteriorità. Il compito che ci è richiesto, che ci è proposto, diciamo, è quello di riuscire a tenere insieme queste cose, tenere la contraddizione, di uscire dal punto di vista soltanto logico, che dice o ha o non ha, o è tempo o è eternità, o il mondo è tutto o non è nulla. Dobbiamo costantemente stare sulla soglia che fa oscillare da una parte e dall'altra, perché sono entrambe coessenziali, consustanziali, cioè la stessa dimensione divina è legata al tempo che fluisce, è legata alle cose che passano ed è legata a ciò che non passa. Qui sottesa c'è la tematica che abbiamo incontrato più volte del distacco, quel termine così significativo nel pensiero di Eckhart, l'essere distaccati, che non significa essere indifferenti alle cose, ma significa non esserne catturati, non essere preda delle cose, essere nel mondo ma non del mondo. Questo è il distacco. Vivere tra le cose, averci a che fare, non rifiutarle sdegnosamente, ma non esserne preda al punto tale da rimanerne accecati, ottusi. È quello che vedevamo la volta scorsa anche nel percorso del giovane pastore, allevatore di buoi, che rincorre il bue, ma che a un certo punto anche accetta che il bue non sia suo possesso. È anche la grande intuizione del messaggio buddista. L'origine del dolore, della sofferenza è l'attaccamento, il volersi attaccare anche alle cose più elevate. Anche l'attaccamento alla figura di Gesù può diventare fonte di sofferenza e, in ultima analisi, di incapacità di gestire la relazione con il divino. Il grande insegnamento dell'episodio del Noli Me Tangere, del non mi toccare, non mi trattenere, di Gesù risorto, che
sta per essere abbracciato, ma non per fuggire il contatto, ma per ricordare che non è a quella immagine, a quella forma che ci si deve attaccare, perché il suo spirito, il suo messaggio è un soffio che va oltre ogni forma particolare, oltre a un'immagine sensibile. Questo è il tema secondo che vedremo tra poco. La grande difficoltà è che noi abbiamo bisogno di immagini, abbiamo bisogno di forme, di strutture. Nessuno vive indipendentemente dall'immagine. Ma il problema è che rischiamo sempre di attaccarci a quella immagine che scegliamo, che sia Cristo, che sia il Buddha, che sia la razionalità scientifica, che sia un'ideologia politica o religiosa. Dobbiamo vivere con le forme, tra le forme, sapere che abbiamo bisogno anche di immagini, ma non dobbiamo trattenere quelle immagini al punto da scambiarle per ciò di cui sono immagini. Saltiamo qualche riga. E torniamo per la terza volta, Eckhart, la quinta, sesta riga di pagina 186, ripete un poco, appena un poco e non mi vedrete. Qui c'è anche tutta la dimensione, metaforica della vista e dello sguardo che è ben presente a Eckhart e che è eredita dalla tradizione filosofica greca e, della scolastica medioevale. Teoria, la teoria deriva dal verbo zero, vedo. Zeos, per alcuni, Dio in greco, ha a che vedere con la stessa radice. Il visibile, la luce per eccellenza è la dimensione metaforica del bene. In Platone il sole è la metafora del bene assoluto. Quindi questa dimensione del vedere non è semplicemente un percepire sensibile, è anche un poter conoscere. E possedere. In greco so, conosco, si dice oida, ho visto. Se ho visto, allora so. E quindi qui è come se implicitamente Eckhart anche alludesse a quando Gesù dice: beati coloro che pur non avendo visto crederanno. Attenzione, adesso mi vedete, tra un po' non mi vedrete più. Beati coloro che mai nemmeno mi avranno visto. La vista, il vedere, non è la garanzia della salvezza, della illuminazione, del risveglio. Ci si può attaccare anche a questo, può diventare anche questa una trappola. E quindi bisogna anche andare oltre la vista, lasciar cadere, ricordate, Shinjin Datsuraku, lasciar cadere corpo e mente, in dove. Quindi bisogna anche lasciare cadere l'immagine sensibile, non negarla, non disconoscerla. E sempre c'è questo rischio, e se non mi attacco a qualcosa allora è perché la devo negare, la devo annichilire. No, lasciare andare non è gettare via, è non trattenere. È lasciarsi attraversare, farsi luogo di questo accadere, senza però voler stringere. È la stretta che fa morire. Se noi stringiamo troppo forte i rami di un bonsai, uccidiamo la pianta. Se però non sappiamo nemmeno curare quella pianta, se il nostro distacco diventa incuria o indifferenza, la pianta rischia lo stesso di morire o di svilupparsi in un modo non armonico. Quindi bisogna riuscire a tenere insieme questi aspetti. Finché brilla in te ancora qualcosa della creatura, per quanto piccolo sia, tu non vedi Dio. Perciò l'anima dice nel libro dell'amore, nel Cantico dei Cantici: ho corso in qua e in là, ho cercato colui che la mia anima ama e non l'ho trovato. Essa ha trovato angeli e molte altre cose, ma non colui che la sua anima amava. Si trovano cose bellissime anche,
non è che non ci siano cose belle quando si guarda, quando si gira, quando si è coinvolti nel mondo, ma anche le cose più belle possono non essere quello che veramente noi possiamo incontrare. Qui Eckhart anche, secondo me, tocca un punto che è molto in consonanza con la visione buddista, perché è come se invitasse l'essere umano a diventare ciò che è già per natura, solo che non è consapevole. Noi siamo chiamati a diventare uno con Dio, che in realtà lo siamo da sempre. Così come nel buddismo la natura di Buddha è originariamente, radicalmente, alla radice, in ciascun essere, non solo umano, ma in tutti. Quindi c'è questa idea di costruire un percorso per giungere là dove da sempre siamo. Questo è anche il paradosso, per un pensiero che è abituato a immaginare una distanza tra l'inizio e la fine, tra l'origine e lo scopo. Un pensiero causale che dice faccio qualcosa per diventare qualcosa di più o di diverso da quello che sono. Invece qui ci dice, dovete fare un esercizio, una pratica, un'askesis, una disciplina per diventare quello che in realtà già siete. Quindi l'esercizio non è di accumulo, ma è di sottrazione, semmai. È un levare quel di più che non sapete nemmeno di avere. Un po' come Michelangelo diceva quando parlava della scultura. Il David è già là dentro il blocco di marmo, io non faccio altro che togliere il marmo superfluo. Questa è una metafora neoplatonica che c'è anche nell'Eneadi di Plotino. Plotino parla del saggio, Plotino vive nel III secolo d.C. a Roma, non è cristiano, anzi lui pensava che i cristiani fossero troppo settari, cioè, no, cioè Dio è al di là anche delle scuole. L'uno, come lo chiamava lui, è qualcosa che può essere incontrato levando, sottraendo. Fai della tua anima quello che lo scultore fa quando leva il superfluo. Questo lo dice nel III secolo, poi quindi vedete che le metafore corrono nei secoli e si ritrovano in tanti punti. Dice ancora. L'anima che parla. Appena sono andata avanti un poco, solo un poco, insiste sempre su questo poco, ho trovato colui che la mia anima amava. Proprio come se volesse dire, appena ho sorpassato tutte le creature, che sono un poco soltanto, ho trovato colui che la mia anima amava. L'anima che vuole trovare Dio deve sorpassare di slancio tutte le creature. Sappiatelo, Dio ama l'anima così fortemente che se si togliesse a Dio di amare l'anima, gli si toglierebbe la sua vita e il suo essere e lo si ucciderebbe, per quanto si possa dire così. Infatti, proprio quello stesso amore con cui Dio ama l'anima, nello stesso amore si effonde lo Spirito Santo e questo stesso amore è lo Spirito Santo. L'anima deve davvero essere qualcosa di grande se Dio l'ama tanto fortemente. Pensate qui la bellezza, la sublimità di questo discorso così ardito che si permette quasi di pensare un Dio, ma in realtà se lo permette perché è Gesù stesso che insegna che si può parlare di Dio come di un padre, anche se chiaramente è un discorso che ancora sconta la dimensione umana. È un discorso che è fatto di immagini, quindi l'immagine non viene negata. Da un punto di vista, diciamo, metafisico, tutte queste attribuzioni sono attribuzioni umane, troppo umane, direbbe Nietzsche. Ma se noi accettiamo che siano dimensioni umane, se noi per così dire accettiamo con misericordia di avere bisogno di queste immagini, allora le possiamo usare, anzi è giusto usarle. Se noi siamo capaci di usare queste immagini senza attaccarci ad esse, senza inscrivere Dio nell'immagine e quindi pensare di poterlo dominare nell'immagine, allora è giusto usare l'immagine. E allora pensate l'amore che Eckhart stesso prova per l'essere umano e che gli fa dire che Dio ama
così tanto l'anima di ciascun essere che se non potesse amarla, se gli fosse tolto quell'amore, non sarebbe più Dio. Un maestro dice nel libro dell'anima, questo è Aristotele che appunto citato spesso nel 200, nel 300, per questo testo intitolato in latino De Anima, sull'anima. L'occhio potrebbe percepire una formica o una mosca nel cielo se non vi fosse interposto alcun elemento intermedio. Così ha parlato con verità, indicando il fuoco e l'aria e ad altre cose che sono tra il cielo e l'occhio. Un altro maestro, filosofo greco, arcaico, Democrito, dice: se non vi fosse alcun elemento intermedio, l'occhio non vedrebbe niente. Entrambi hanno ragione. Ecco qui di nuovo la contraddizione. Eckhart non risparmia ai suoi contadini abituati tutti i giorni a coltivare i campi, a mungere le vacche, lo sottolineo sempre perché sono discorsi vertiginosi che però lui non risparmia, non fa sconti, qui non sta parlando a professore universitario e dice tenete insieme la contraddizione. Vi cito due cose, qui introduce il tema dell'immagine e dice due cose diametralmente opposte. Se non ci fossero veli, se non ci fossero filtri, se non ci fosse l'aria, il vapore che in qualche misura si frappone tra l'occhio e l'oggetto della visione, l'occhio vedrebbe perfettamente. Questa è la citazione che Eckhart fa da Aristotele. E poi invece cita Democrito che dice un'altra cosa. Se non vi fosse alcun elemento intermedio, se non ci fosse questo filtro, questo velo che si frappone tra l'occhio e la cosa vista, non è che vedremo meglio, non vedremo assolutamente. Allora, come si tengono insieme queste due cose? Potremmo fare anche un altro esempio, quello dell'uccello che se non avesse la resistenza dell'aria volerebbe sicuramente più velocemente perché non avrebbe attrito, ma se non avesse la resistenza dell'aria non potrebbe battere le ali e quindi non potrebbe volare. Questa è anche tipica situazione, diciamo, da koan zen. Tieni insieme due cose che logicamente sono incompossibili, cioè non possono stare insieme nello stesso tempo. Io vi dico che entrambi i maestri hanno ragione, dice Eckhart. Il primo, Aristotele, dice: se non vi fosse alcun elemento intermedio, l'occhio percepirebbe una formica nel cielo, come dire, una cosa minima, piccolissima, la potrebbe percepire a grande distanza. E ha ragione. Se non vi fosse alcuna mediazione tra Dio e l'anima, ecco qui l'analogia, l'occhio sta alla formica nel cielo, la cosa distantissima, come l'anima sta a Dio. Se non vi fosse alcuna mediazione tra Dio e l'anima, essa vedrebbe senz'altro Dio. Infatti Dio non conosce mediazione, non può sopportare mediazione, filtri, distanze. Finché c'è una distanza nella nostra parola che dice Dio, del nostro pensiero che lo pensa, quello non è Dio. È un pensato, è un detto, è una parola, è un concetto. Se l'anima fosse completamente nuda e spoglia di ogni mediazione, anche Dio sarebbe per essa nudo e spoglio. E le si darebbe completamente. Finché l'anima non è spoglia e nuda di ogni mediazione, per quanto piccola, non vede Dio. Salto qualche riga, andiamo alla pagina successiva. E l'altra posizione, invece, quella di Democrito, l'altro maestro dice: se non vi fosse mediazione, il mio occhio non vedrebbe nulla. Se pongo la mano sull'occhio non vedo la mano, ma se la tengo davanti a me la vedo immediatamente. Ciò deriva dalla materialità che la mano possiede. Essa deve essere prima depurata e raffinata nell'aria e nella luce per poter poi essere introdotta come immagine nel mio occhio. Lo potete osservare in uno specchio, altra metafora che popola tantissimi testi della tradizione zen e buddista in generale. Se tenete lo specchio davanti a voi, la vostra immagine appare nello specchio.
Ecco, l'occhio e l'anima sono un tale specchio che tutto quel che è tenuto davanti ad esso vi appare. Perciò io non vedo la mano o la pietra, ma piuttosto vedo una immagine della pietra. Ma questa stessa immagine non la vedo in un'altra immagine o in un elemento intermedio, ma la vedo immediatamente e senza immagine, perché l'immagine stessa è l'elemento intermedio, non ve n'è un altro. Poche righe sotto, la parola eterna è la mediazione e la stessa immagine che è senza mediazione e senza immagine, perché l'anima nella parola eterna colga Dio e lo conosca immediatamente e senza immagine. Ora, io non so cosa avranno capito i suoi poveri condiscepoli. Probabilmente aveva solo pochi, qualcuno che andava lì, i suoi amici. Però quello che possiamo cercare di capire noi è questo, che da un lato Dio non lo si può imprigionare in nessuna immagine, e quindi in questo senso ha ragione Aristotele, direbbe Eckhart, che bisogna andare al di là dell'immagine. L'immagine è la mediazione, ciò che si frappone, il medium è ciò che sta in mezzo tra una cosa e un'altra. Quindi Dio, ogni volta che io lo penso e lo penso come identico al mio pensiero, alle cose che dico, anche ai sentimenti che provo, non è veramente Dio, perché Dio non è racchiudibile, non è circoscrivibile in nessuna immagine. Quindi devo sapere andare al di là di ogni immagine, e in quel momento io vedo Dio, ma come diceva prima Padre Luciano, nemmeno più lo devo vedere, perché lo sono, perché sono in unità con Lui. Tuttavia, nessuno può essere esente dalla finitezza della propria vita, dalla contingenza, cioè dall'essere qui ed ora con un corpo, con degli occhi sensibili. E quindi c'è bisogno di immagine per andare al di là dell'immagine. In questo senso, cioè, io vedo un profondo senso etico, anche diciamo di compassione di Eckhart, per dire: da un lato dovremmo andare oltre l'immagine, ma non temete, abbiamo tutti bisogno di immagini, abbiamo tutti bisogno di mediazioni, abbiamo bisogno di parole di conforto, anche se ogni parola umana non è l'assoluto, perché sarà sempre una parola limitata. Abbiamo bisogno di segni, di simboli, anche se quei segni e quei simboli non devono diventare l'assoluto. Perché? Perché sono mediazione dell'assoluto, sono simboli, sono segni che stanno per qualcos'altro, che non è esauribile in nessun simbolo e nessun segno. Abbiamo bisogno del pane e del vino, abbiamo bisogno del pugno di riso. Dio non è tutto soltanto in quel pane e in quel vino, anche se è anche lì. Senza pane e senza vino non abbiamo possibilità di sostentarci. Non viviamo senza immagini. Ma attenzione a non credere che Dio sia soltanto lì, che Dio sia soltanto nell'immagine del crocifisso. Questa sarebbe idolatria. Mi viene in mente, così alleggeriamo anche un po' la questione, un bel aneddoto di una storiella irlandese di due cacciatori che vanno a cacciare le anatre. La mattina però non se ne vede neanche una, si sono portati un liquido inebriante, come dicono le tradizioni religiose, un superalcolico. Nella storiella, secondo me, non è indifferente, è un distillato illegale. Ci vuole, dopo si capisce perché mi piace questo dettaglio, cioè qualcosa che esce dalla legalità, qualcosa che travalica i confini, i paletti. Iniziano a bere, bevono, arriva sera, si sono fatti fuori il fiasco di liquore,
e passa un'anatra. Allora uno dei due, Mike, in braccio il fucile, spara e c'entra in pieno l'anatra, che cade al suolo. L'altro gli dice: caspita, ma come diavolo hai fatto a beccare quell'unica anatra con un solo colpo dopo tutto quello che hai bevuto? E Mike dice: santo cielo, Paddy, il cielo era pieno di anitre, volevi che non ne beccassi neanche una? Allora, no, l'aneddoto c'entra, poi come dire, talvolta chi pensa che Dio sia solo uno non lo becca, chi invece pensa che il cielo sia pieno di dei forse ha qualche probabilità di beccarne uno, e forse per beccarlo doveva passare anche attraverso una trasgressione, che era quella del liquore. Trasgredire vuol dire transgredire, passare oltre, vuol dire anche valicare degli steccati. Allora, qui Eckhart sta valicando degli steccati, sta mostrando che c'è un senso appunto oltre la lettera, che si possono leggere filosofi dell'antichità in significati diversi, che non c'è un unico modo di accedere all'assoluto, che appunto non è solo una l'immagine che è data all'essere umano per incontrare la sua essenza. Abbiamo bisogno di immagini, ma non dobbiamo fissarci su nessuna immagine particolare. Il che non significa allora vagare di qua e di là, prendiamo un po' di questo, un po' di quello, ci stufiamo di un percorso, ne iniziamo un altro, poi torniamo vagando, perché tanto tutto va bene. No, ci vuole un rigore, ci vuole una fedeltà all'immagine. La mediazione è necessaria, significa che dobbiamo anche essere fedeli a un'immagine, ma questa fedeltà non significa chiusura, non significa attaccamento, non significa brama di possesso. Pensate anche in un senso affettivo cosa vuol dire questo. Essere fedeli a una persona senza però pretendere di possederla. Talvolta i veri ladri non sono quelli che rubano, ma sono quelli che custodiscono sotto chiave i propri averi, che pretendono di averli solo per sé, invece di condividerli, di distribuirli. Andiamo avanti e torniamo alla questione del tempo. È un continuo trapassare dall'una all'altra dimensione. Pagina 189, all'inizio. C'è una potenza nell'anima, l'intelletto, che fin dall'inizio, appena prende coscienza di Dio o lo gusta, ha in sé cinque proprietà. La prima è quella di essere libera dal qui e dall'ora. La seconda è quella di non avere somiglianza con niente. La terza è quella di essere pura e senza commistione. La quarta è quella di essere operante o ricercante in se stessa. La quinta è quella di essere un'immagine. E quindi torniamo all'immagine. Allora, qui intelletto, in latino intellectus, è uno dei termini più significativi della tradizione filosofica e teologica. Anche qui c'è il retroterra aristotelico, che distingue l'intelletto come la potenza più elevata dell'animo umano dalla volontà. Intelletto e volontà sono le due dimensioni che spesso si contrappongono nella filosofia medievale e che in teoria dovrebbero essere unificate, anche se spesso la volontà trascina da una parte che l'intelletto non vorrebbe seguire. Quindi però intelletto lo dobbiamo intendere non solo come facoltà raziocinante, ma è la facoltà che, diciamo, si lascia attraversare dalla luce divina, è la dimensione più divina dell'essere umano nel lessico medievale. In primo luogo, questa potenza dell'anima, l'intelletto, è libera dal qui e dall'ora. Qui ed ora significano il tempo e il luogo. Ora è la più piccola parte del tempo,
non è frammento o parte del tempo, ma piuttosto un sapore del tempo, una punta e una estremità del tempo. E tuttavia, per quanto piccolo possa essere, deve andarsene. Tutto deve andarsene, quel che tocca il tempo o il sapore del tempo. Dall'altro lato, l'anima, la potenza dell'anima, l'intelletto, è libera dal qui. Qui significa il luogo. Il luogo in cui io sono è davvero piccolo. Tuttavia, per quanto piccolo possa essere, deve sparire se si deve vedere Dio. Bello anche questo rapporto così sensoriale, sensibile, gustativo. Il tempo e il luogo sono delle dimensioni che si possono assaporare. C'è un gustare il tempo, c'è un vivere nel tempo che è proprio anche un percepirlo corporalmente, fisicamente. E però appunto questa idea del tempo, dell'ora, dell'istante, che ha alle sue spalle una lunga serie di riflessioni filosofiche, anche qui da Platone ad Aristotele ad Agostino. Agostino sviluppa in uno dei libri delle Confessioni una delle più grandi meditazioni filosofiche sul tema del tempo di tutta la filosofia occidentale. Qui c'è questo rimando implicito anche alla relazione tra il tempo che scorre e appunto una dimensione che non scorre. In greco ci sono diversi modi per dire tempo, due in particolare sono poi legati anche al nostro italiano. Uno è Cronos. Cronos è il tempo come successione di istanti. E anche il nostro termine cronometro o cronologico sono derivati da questa nozione di tempo. La radice di Cronos è il verbo krinein, da cui anche il termine krisis, crisi. Krinein significa separare, distinguere, dividere. Quindi Cronos è il tempo che distingue un istante dall'altro. Però c'è un'altra nozione in greco che si dice aion, da cui il termine italiano eone o anche evo. Aion è l'eterno, è non più un tempo che si dispone attraverso una successione di istanti, ma è una dimensione di assoluta presenza, che in teologia si dice Dio ha compresente in sé tutti gli istanti, vede passato, presente e futuro in unità. Qui è come se Eckhart dicesse: dobbiamo riuscire a intendere ogni istante con una pienezza tale da sentirlo in connessione con tutti gli altri. In questo senso l'ora passa, il tempo istante, il tempo cronologico passa, ma il tempo stesso ci dà un sapore di eternità. Nell'istante c'è l'eternità. L'eternità non è, e questo è il modo in cui spesso la si pensa, non è una successione infinita di istanti. Non è un tempo infinitamente lungo l'eternità. L'eternità è qualcosa di radicalmente altro da Cronos. In ogni singolo istante però c'è l'eternità, tutta intera. E Platone ha una definizione molto bella di tempo nel Timeo, in uno dei suoi dialoghi della maturità. Dice che il tempo, Cronos, è l'immagine mobile dell'eternità, di Aion. Il tempo è l'immagine mobile dell'eterno. Quindi tempo è immagine, e che termine usa in greco per immagine? Non usa eidolon, idolo, che è l'immagine fallace, usa eikon, icona, immagine autentica. L'icona è l'immagine che veramente si pone come filtro, ma in quanto filtro comunica l'essenza.
mentre l'eidolon, l'idolo, è il filtro che si interpone tra colui che vede e l'oggetto da vedere e che impedisce la vista. Il vitello d'oro che si fabbricano ai piedi del monte mentre Mosè è su a parlare con Dio è un idolo perché è un'immagine che blocca. Questo potrebbe essere una riflessione anche sulla pletora di immagini della contemporaneità. Siamo circondati da immagini. Quante sono le immagini come eikones e quali sono invece di eidola? Quante immagini fallaci che ci impediscono di vedere veramente? E quali sono invece le immagini che sono sì filtro, sono sì velo, ma un velo che permette di vedere più pienamente? Per Platone e anche per Eckhart, che eredita questa visione dal passato, il tempo e l'immagine mobile dell'eternità può significare che noi non possiamo far finta di non essere nel tempo. Noi viviamo nel tempo, come vedremo poi anche con Dogen, noi in realtà siamo tempo, ma questo nostro essere tempo al tempo stesso ci dice che noi siamo nell'eterno, la vita è eterna, non c'è una vita che a un certo punto si separa o che si distacca, si scinde dall'insieme della vita divina. Questo nostro particolare tempo fisico ha un limite, ma in questo suo essere limitato è come se esplodesse in tutte le direzioni, è come se in sé raccogliesse la totalità, ogni singolo istante. Senti, questo ci dovrebbe completamente liberare dalla paura della morte. Eh sì. Un po' di paura ce l'ho, sì. Volevo leggervi a questo proposito una frase di Nietzsche, che in genere sembra sempre la bestia nera di tutti quelli che cercano di incontrare la religione, ma per certi versi è molto più religioso lui di tutti quelli che fanno della religione un'ideologia. Questo è uno dei suoi frammenti postumi, che non ha pubblicato in vita, e che ha scritto probabilmente poco tempo prima di perdersi, diciamo, nella follia dei suoi ultimi 10-11 anni. Nietzsche scrive tra i 27, 28 e i 44-45 anni, poi dai 45-56 vive una sorta di torpore, di incoscienza semifolle. E la sorella, tra l'altro, poi antisemita, usa i frammenti per comporre tutta una serie di testi, di capitoli, appunto, dando un particolare taglio al suo pensiero. Ma questo è uno, secondo me, dei pensieri più alti che siano mai stati scritti nel pensiero occidentale, e si lega molto a questo discorso che stiamo facendo. E Nietzsche scrive: una volta detto sì a un solo istante, con ciò abbiamo detto sì non solo a noi stessi, ma all'intera esistenza, perché nulla è separato da nulla, né in noi stessi né nelle cose. Dunque, se la nostra anima in un solo istante ha come una corda vibrato e risuonato della gioia di vivere, allora tutte le eternità sono state necessarie perché quell'unico avvenimento avesse luogo. E tutta l'eternità, in questo solo istante della nostra affermazione, è stata approvata, redenta e giustificata. E lui lo diceva soffrendo di emicranie fortissime, senza quasi più riuscire a leggere e a scrivere, con una vita abbastanza distrutta sia dal punto di vista fisico che psicologico. In tedesco affermazione si dice Bejahung,
Ya è sì, dire di sì alla vita. Dire di sì, se anche un solo istante della nostra vita abbiamo detto veramente sì, accetto questo istante, lo accolgo con gioia, Nietzsche dice in quell'istante tutta l'eternità è stata redenta. Non solo la nostra vita, non solo quell'istante, ma tutte le vite. Con tutto, e non nega il dolore, non sta dicendo allora possiamo far finta che non ci sia stato il dolore. Cioè, no, ma anche tutto il dolore è stato affermato, il che non significa che allora si può far finta appunto che non ci sia stato o lo si trascuri, ma viene ricompreso in qualcosa di più ampio, in qualcosa che di fatto il pensiero non riesce a contenere. Questa non è un'affermazione nel senso di un'argomentazione razionale, è un'apertura, è l'esplosione, quello che appunto Nietzsche chiama altrove un geheure Blick, l'attimo immenso, è l'ora di Eckhart. Ewiges Nun anche è l'attimo eterno, l'attimo, l'istante diventa l'eternità. Non ho bisogno di una infinita molteplicità di istanti, ma in quest'unico momento tutto converge, tutto si lega con tutto. Poi ci saranno momenti in cui non riuscirò proprio più a dire sì, e continuerò a dire no, continuerò a dire perché, continuerò a chiedermi come sia stato possibile. Bisogna leggere, secondo me, questa affermazione, questo frammento di Nietzsche, insieme alla protesta di Ivan Karamazov nel romanzo di Dostoevsky, che dice: ma com'è possibile che Dio permetta che un bambino versi una sola lacrima? Cioè, c'è un'immagine terribile che in quel libro Dostoevsky scrive, quando dice: io ho visto, è uno dei personaggi che narra, ma possiamo immaginare che quante volte purtroppo siano successe veramente queste cose, ho visto dei soldati depredare villaggi e dare bambini in pasto ai loro cani di fronte alle loro madri. Questo dice. Com'è possibile che Dio abbia potuto tollerare questo? Se noi leggiamo questo brano dei fratelli Karamazov insieme a questo frammento di Nietzsche, lì c'è qualcosa che il pensiero non riesce più a dominare. Lì c'è qualcosa di fronte a cui l'essere umano non basta. Non è in grado di, probabilmente, di reggere da solo lo sguardo. C'è qualcosa che deve, come dire, uscire, deve partire per la tangente, c'è un'apertura che deve accadere per riuscire a reggere su questo abisso, ma in realtà appunto non so se si possa reggere lo sguardo su questo tipo di abissi, ma bisogna lo stesso tenere insieme la contraddizione, altrimenti si finisce, secondo me, si rischia di cadere sempre in una sorta di religione da morale, da etichetta. Nietzsche la chiamava la moralina dei poveri, la moralina come se fosse una medicina, un po' di morale, voi prendi un po' di moralina al mattino, un po' di moralina alla sera e sei tranquillo. Invece provate davvero a tenere insieme queste due cose. Come si fa a pensare Dio come onnipotente, buono, onnisciente? Probabilmente Eckhart direbbe: non si può, infatti Dio è superiore al pensiero, non è un oggetto di pensiero. Noi possiamo usare queste parole, dobbiamo usare le parole, quindi non dobbiamo neanche attaccarci alla negazione del pensiero. Troppo comodo dire: vabbè, Dio è superiore al pensiero, quindi evito di pensare. No? Vedete quanto ci è richiesto? È richiesto tanto. Il che non significa studiare tutta la vita i testi, ma significa essere consapevoli di questo abisso che si spalanca se appena appena usciamo dai canoni, dai paletti nei quali talvolta le tradizioni religiose o filosofiche ci vogliono trattenere. Ma lo sgomento fa parte anche del contatto con il divino. Il sacro è anche questo, è anche ciò che inquieta, non è ciò che rassicura. Ma l'inquietudine può essere la molla per andare oltre
certe affermazioni troppo confortanti, troppo di comodo. E allora in questo senso, appunto, torniamo a Eckhart, l'intelletto nel senso della parte, la potenza più elevata dell'anima deve riuscire a abbandonarsi, ad abbandonare l'ora per sentire nell'ora l'eterno. Abbandonarsi nell'ora appunto non significa disdegnare il tempo, ma abitare il tempo diversamente. In secondo luogo, la potenza più elevata dell'anima non è simile a niente. Un maestro dice: Dio è un'essenza simile a niente e che non può assomigliare a niente. San Giovanni dice: noi saremo chiamati figli di Dio, ma se dobbiamo essere figli di Dio, dobbiamo essere simili a Lui. Come dunque può dire il maestro: Dio è un'essenza simile a niente? Lo dovete comprendere così. In quanto questa potenza è simile a niente, intanto proprio è simile a Dio. Se Dio è niente, cioè non è nessun ente, molto spesso la tradizione metafisica ha pensato Dio come l'ente sommo, il vertice di una piramide. E invece Eckhart e tutta la tradizione mistica con lui dice: no, Dio non è il vertice di una piramide, non è l'ente sommo tra tutti gli altri enti, è al di sopra dell'ente. In questo senso è niente. Dire che Dio esiste o dire che Dio non esiste sono due espressioni vuote che non dicono veramente la realtà di Dio, perché la realtà di Dio non è dicibile. Quindi Dio non è né esistente né non esistente, perché è al di sopra dell'esistenza. Se proprio dobbiamo usare una parola, dice Eckhart, allora usiamo la parola niente, nulla. E qui è uno dei punti che più hanno toccato la sensibilità in Giappone. Il buddismo Zen ha usato proprio questo termine, nulla, mu, o vuoto, vacuità, ku, per dire lo sfondo a partire da cui ogni cosa emerge, la natura di Buddha, quella dimensione che è propria di tutte le cose ma che non si riduce a nessuna cosa particolare. E i maestri Zen dicono: beh, qui Eckhart sta dicendo qualcosa di veramente vicino a quella che è l'esperienza dello Zen. Dio è niente non significa Dio non esiste, Dio non c'è, perché anche dire Dio esiste sarebbe sbagliato. Dire Dio è niente significa dire Dio è al di là di ogni ente. E allora, se l'anima deve essere simile a Dio, se vuole diventare una con Dio, anche l'anima deve diventare niente. Questo è un principio della proprietà transitiva: se A è B e B e C è A, allora anche C è B. Se Dio è niente e l'anima deve diventare Dio, anche l'anima deve diventare niente. Simone Weil diceva: l'anima deve decrearsi, in francese décréation, proprio deve ridursi, deve svuotarsi, anche questo è un termine che appartiene sia alla tradizione cristiana che a quella buddista, perché nei Vangeli si parla di kenosis. San Paolo parla dello svuotamento di Dio. Dio diventa corpo e muore svuotandosi, cioè abdicando, come un re che abdica al proprio regno, si svuota, si riduce e allora diventa corpo e muore. I buddhisti parlano di svuotamento, il nirvana è estinzione. La natura di Buddha non è una somma di cose, non è un crescere, non è un gonfiarsi, è uno sgonfiarsi, è uno svuotarsi. E in questo senso Simone Weil, una mistica contemporanea vissuta nella prima metà del Novecento, parla di decreazione. Anche qui non significa distruzione, non significa negazione assoluta delle cose, significa farsi vuoti, cioè luogo per accogliere qualcosa che non siamo noi a voler far accadere.
non è la nostra volontà soggettiva che fa accadere l'illuminazione, il risveglio, la grazia, ma è sempre qualcosa che accade, è un evento che si dà da sé. In questo senso allora possiamo intendere anche le parole di Eckhart quando dice che appunto l'anima deve farsi simile a niente. Non è che lo dobbiamo intendere nel senso della mortificazione, del flagellarsi, del cilicio che talvolta si usava in quell'epoca in modo particolare. Non è questo il tipo di mortificazione, è appunto un lasciarsi invadere da qualcosa che non è una cosa, lasciarsi appunto liberi per far accadere appunto un risveglio interiore. In questo abbassarsi, in questo sciogliersi delle resistenze dell'ego psicologico, del sé che vuole autoaffermarsi, in questo scioglimento allora c'è la trasformazione. Allora lì effettivamente ci si trasfonde in Dio, in questa cosa che ancora chiamiamo Dio, perché appunto abbiamo bisogno di parole, di nomi, ma che diventa Abgrund, lo sfondo senza fondo. La volta scorsa mi pare avevamo toccato questo termine Abgrund o Ungrund. Non c'è Grund, cioè non c'è, è la stessa parola inglese ground, non c'è un fondo, non c'è una base solida, perché quella base solida sarebbe di nuovo una fonte di attaccamento. Anche qui dobbiamo stare nell'immagine senza attaccarci all'immagine, nominare Dio senza trasformare Dio in un idolo. Dobbiamo lasciarci attraversare dal risveglio senza fare del risveglio una cosa, un assoluto, un idolo, un'immagine che si sostituisce a ciò di cui è immagine. In terzo luogo, pagina 190, poco dopo la metà, l'intelletto, la potenza dell'anima è pura e senza commistione. La natura di Dio è tale che non può soffrire molteplicità o commistione di alcun genere. Così anche questa potenza non ha molteplicità o commistione di sorta. Niente di estraneo è in essa e non può introdurvisi. Se io dicessi di un bell'uomo che è pallido e nero, gli farei torto. L'anima deve essere completamente senza molteplicità. Se qualcuno attaccasse qualcosa al mio cappuccio o vi ponesse qualcosa, chi lo tirasse tirerebbe insieme quel che vi ha attaccato. Ogni tanto fa anche questi esempi terra a terra. Quando io me ne vado di qui, tutto quel che è su di me se ne va con me. Se si trascina via ciò su cui un uomo ha costruito, si porta via anche lui. Ma se un uomo fosse fondato su nulla e non aderisse a nulla, rimarrebbe completamente immobile, anche se il cielo e la terra fossero capovolti, perché non sarebbe attaccato a niente e niente a lui. Qui dobbiamo proprio sentire questo nulla, nel senso buddista proprio anche, zen del termine, essere attaccato a niente. Di nuovo, ripeto sempre fino alla nausea, non è un essere indifferente a ogni cosa. Uno non attaccato a nulla è uno che non prova gioia, non prova dolore, che non prova pietà, non prova compassione. No, non essere attaccato a nulla significa non essere legato a nessuna brama di possesso, non identificarsi con nessun nome particolare. Meglio ancora, sapere che ci si deve a momenti identificare con qualcosa, ma che la propria identità non è mai la propria identificazione particolare. L'identità è sempre maggiore alla identificazione. Io mi posso identificare con il mio essere cristiano o buddista o islamico, mi posso identificare col mio essere studente, professore, impiegato, e sono identificazioni che danno effettivamente immagine della mia persona,
ma la mia persona, la mia identità non si riduce a nessuna di queste identificazioni particolari. Quindi non essere attaccato a nulla significa riconoscere che c'è un fondo dell'anima che è sempre ulteriore rispetto a tutte le identificazioni particolari che pure io, di cui io necessito per poter vivere. Per tornare alla metafora del respiro che abbiamo evocato più volte, io vivo perché respiro, ma non mi posso attaccare a nessun respiro particolare se voglio vivere, perché il respiro mi fa vivere solo perché io lo ricevo e lo mollo, lo incorporo ma non lo trattengo. E noi pensiamo come analogia all'identificazione particolare con una inspirazione particolare, forse capiamo in che senso non ci dobbiamo attaccare a nulla, non ci dobbiamo attaccare a nessun respiro singolo, non lo dobbiamo trattenere, perché altrimenti moriamo di asfissia. Ma abbiamo bisogno di ciascun particolare respiro, quindi abbiamo bisogno di identificazioni, ma le identificazioni vanno e vengono. Se io anche diventerò mai professore all'università, prima o poi, se vivrò abbastanza, andrò in pensione. Non devo attaccarmi come fanno tanti alla cattedra. No, beh, diciamo che se non altro per consunzione, prima o poi mi dovranno fare. Tra l'altro la mia generazione non ha tanta paura di non andare in pensione, perché il problema è non iniziare mai a lavorare. Quindi, è quasi un sogno la possibilità di non poter andare in pensione, perché vorrebbe dire almeno lavoriamo. Esatto. Ma non devo neanche attaccarmi all'idea di precariato, perché nel momento in cui magari trovo un lavoro cambia la mia identificazione. Esatto. È una scala che mi aiuta a salire di un piano, è una zattera che mi aiuta a attraversare un fiume. Allora, in questo senso, se un uomo riesce a essere fondato su nulla, a non aderire a nulla, in questo senso il cielo e la terra potrebbero capovolgersi e lui resterebbe imperturbabile, nel senso che resterebbe in unità con Dio. In quel senso, diciamo, è un messaggio di liberazione autentica, perché significa che aiuta a liberarsi, a spogliarsi da tutti gli orpelli ai quali generalmente noi invece ci leghiamo per il nostro senso di salvezza. Almeno la comunità cristiana, beh, almeno che questa resista, almeno questo mi dà un'identità stabile, oppure il mio lavoro, oppure la mia abilità nello sport, oppure la mia relazione familiare. Abbiamo sempre bisogno di qualcosa a cui aggrapparci, perché ci sembra altrimenti di non riuscire a sopportare la difficoltà del vivere. E invece il movimento a cui ci invita Eckhart è un movimento, per così dire, esodale, continuo esodo, uscita da ogni identificazione particolare. E anche qui, esodo non vuol dire che quello che ci lasciamo alle spalle non è importante. Non legarsi alle identificazioni non significa dire che queste possono essere gettate in pasto ai maiali. Significa che tutto è importante, ma se c'è un centro, per così dire, vuoto, che è veramente la dimensione più intima, è vuoto perché nessun nome lo può definire, terminare, perché è indefinito e interminabile, è al di là di ogni finito, è al di là di ogni termine o finitezza. In questo senso il nulla diventa non il nulla del nichilismo che dissolve ogni valore, ma è nulla che trasforma tutti i singoli valori da fonti di attaccamento e di angoscia a espressioni di amore. Se io riesco a sentire questo sfondo, a percepire la ulteriorità rispetto ad ogni nome, ad ogni attaccamento di questo fondo
fondo vuoto, quello che altrove Eckhart chiama il fondo dell'anima, Grund der Seele, che Grund è un Abgrund, però è un fondo che si sfonda, che non ha una consistenza. Se io riesco a vivere in questo sfondo, a non attaccarmi, a non diventare idolatra, allora tutte le altre cose acquistano un altro sapore e un altro spessore. Allora andrà bene anche identificare nel pane e nel vino, nella ciotola di riso il divino. Allora andrà bene anche essere legato al piacere della musica piuttosto che al piacere di una serata con amici. Se io invece mi attacco talmente tanto al mio amore per la musica o al piacere di stare tra gli amici che non riesco più a viverli in questa forma di movimento, di apertura, di libertà, allora queste cose positive diventano negative, diventano ciò che invece di lanciarmi verso l'alto mi trascina verso il basso. Ecco allora l'esempio anche della dell'immagine di nuovo o dell'uccello che vola. Se l'uccello riesce a percepire quel limite che la resistenza dell'aria gli dà come al tempo stesso il necessario supporto per il suo volo, allora il limite diventa occasione di libertà. Se invece io non riesco ad affrancarmi da questa speranza, utopia, illusione di poter volare al di fuori dell'aria, allora l'aria la percepirò sempre come un limite. Mutatis mutandis. Se io non riesco ad accettare che le parole dicano fallendo il loro bersaglio, dicano, puntino a qualcosa senza poterla afferrare, se io non riesco ad accettare che Cristo se ne vada tra poco, Gesù è sempre lì che se ne sta per andare perché è sempre lì che sta per arrivare, è sempre in questo movimento. Se io vorrei tenerlo tutto per me, se io volessi che la Chiesa cristiana avesse il monopolio della verità, se io volessi che la dottrina del Buddha fosse tutta la verità e solo lì ci fosse la verità, allora non riuscirei a sentire il soffio dello spirito che transita in queste parole senza fissarsi in esse. Quello che conta è il transitare del soffio, non il suo bloccarsi. In quarto luogo, pagina 191, è sempre interiormente in ricerca e operante questa potenza dell'anima. Dio è una tale essenza che sempre abita nel più profondo. Perciò l'intelletto ricerca sempre nell'interno. Al contrario, la volontà va verso l'esterno, verso quel che ama. Se ad esempio venisse da me un amico, il mio volere con il suo amore si affonderebbe verso di lui e troverebbe in ciò la sua soddisfazione. Dice San Paolo, conosceremo Dio come siamo conosciuti da Lui. E San Giovanni dice, conosceremo Dio come Egli è. Se devo essere colorato, devo avere in me quel che appartiene al colore. Non sarò mai colorato se non ho in me l'essenza del colore. Mai posso vedere Dio se non là dove Egli stesso si vede. Perciò un santo dice, Dio abita in una luce inaccessibile. Nessuno si scoraggi per questo. Ci si trova sulla strada o nell'entrata, e questo è bene. Ma la verità è lontana, perché questo non è Dio. Noi siamo sempre in ricerca, siamo sempre, anche qui, in esodo. Stiamo sempre valicando una porta, un ponte, queste soglie di passaggio. È un bene che noi siamo in cammino. È un bene trovarsi sulla strada o nell'entrata, ma al tempo stesso ricordiamoci che la strada, la porta, non sono Dio. L'icona, la finestra che permette alla luce di entrare, non è la luce. Ma senza la finestra noi non vedremo la luce. Quindi c'è sempre questa duplicità, questa ambivalente contraddittorietà, che però è una contraddittorietà vitale, non
mortale, non sterile. Qui vedete che è sempre il grande problema del usare parole per dire ciò che non è esprimibile totalmente in parola. L'intelletto va all'interno, sono chiaramente metafore, non si può che usare un modo analogico di parlare quando si cerca di esprimere ciò che appunto è inesprimibile, di rappresentare ciò che è al di là della rappresentazione. Anche Agostino diceva: Dio è intimior intimo meo, è ciò che è più intimo del mio intimo. Io ho una mia dimensione interna, la dimensione più interna della mia dimensione interna è Dio, è un comparativo di maggioranza, intimior, è più intimo ancora. Voi andate, intimus è ciò che sta più in fondo, più nel profondo. Voi credete di aver raggiunto la massima profondità della vostra interiorità, l'avete toccata, quella non è ancora Dio, perché Dio è ancora più profondo di quel profondo che voi riuscite a toccare. L'intelletto, questo è appunto un termine in questo senso diciamo metaforico, è questo movimento, non è una cosa l'intelletto, è un movimento di interiorizzazione, va verso l'interno, ma non è l'unica cosa che compone l'essere umano. L'essere umano è anche uscita da sé, sempre questa duplicità, è scavo in profondità, andare dentro di sé, ma è uscire verso di sé. Se viene un mio amico, io mi muovo verso di lui, la mia volontà, ecco l'altra grande facoltà, che qui Eckhart legge non in antitesi, come spesso viene vista, il dualismo che ha abitato molta parte del cristianesimo nel Medioevo, in particolar modo, il corpo, la volontà che trascina verso il basso, e il diavolo che con le sue pulsioni sensuali impedisce all'anima di staccarsi. Quello che veramente conta è solo l'anima, quindi i corpi si possono bruciare, ma l'anima è quello che conta. Invece Eckhart, come tutti i grandi mistici, tiene insieme la dimensione. C'è questo movimento sempre respiratorio, qualcosa che va dentro, qualcosa che è invisibile, e c'è qualcosa invece che va fuori, qualcosa che si esplica, che va incontro. Bisogna anche farsi incontro all'altro, non solo entrare dentro di sé, che qui azione e contemplazione, Marta e Maria come due figure di una stessa dimensione, due immagini che dicono però un unico involucro, un unico aspetto, un'unica unità. In quinto luogo, questa cosa della luce inaccessibile anche qui riprende da San Paolo, dalla lettera a Timoteo, è un altro diciamo luogo tipico della mistica medievale e anche moderna. Cusano parla molto spesso della lux inaccessibilis, come della dimensione divina che è inaccessibile, nel senso che non è qualcosa che si può raggiungere con un percorso, anche qui di tappe, da mezzi a fini. Non possiamo dotarci di mezzi per raggiungere un fine. È proprio come Zazen, non è che noi ci mettiamo a fare Zazen perché lo Zazen è un mezzo, è una tecnica per poter raggiungere un fine. Il fine, il risveglio, Dio, non è un fine, e se anche lo volessimo pensare così, è un fine inaccessibile, quindi appunto non è un fine, non è qualcosa, se è inaccessibile non è qualcosa a cui si può avere accesso. E qui la cosa appunto interessante è che è come se Eckhart ci dicesse che non vi è un accesso, ma vi è un essere giunti da sempre a Dio. Nell'illuminazione noi da sempre siamo. Nel tempo abbiamo l'impressione di conseguire tappe, ma una volta che ci siamo arrivati ci rendiamo conto che eravamo lì da sempre. Un po' come certi ordini, come dire, anche qua mi veniva in mente
la dimensione, l'esperienza del pensiero filosofico. Uno prima di diventare filosofo non lo è ancora, quando diventa professore universitario non lo è più, e quindi il vero momento è lì ed ora, quello che i giapponesi chiamano tada-ima, qui ed ora. In questo istante c'è l'eterno, in questo istante noi da sempre siamo giunti. Anche Nietzsche, per tornare sempre a lui, lo diceva: diventare ciò che si è. Io divento nel tempo ciò che eternamente sono. Posso fare un commento? No, il commento è questo, che questo tipo di situazioni che descrive, cioè che fanno parte di un'esperienza che possiamo fare, che però si legano dei momenti, ma che uno dice anche momenti fisici, psicologici, magici. Quindi questa cosa che mi colpisce da questa descrizione, che è intellettuale, no? Fatto con le parole, però nell'esperienza è un fatto anche fisico, tanto è vero che però ti sembra anche molto effimero, perché succede o non succede. Ci sono dei momenti in cui fai un'esperienza di questo genere, no? Questa è tutta la vita, cioè. Però appunto mi dice, ma cioè, mi colpisce, insomma, se sono spiegata, arrivarci con la testa piuttosto che arrivarci col corpo, però tutte e due le cose sembrano vabbè. In quel momento sono molto valide, però possono essere disfatte. Cioè, non so. Sì, mi verrebbe da dire, questa è appunto anche la nostra contingenza di esseri umani. Si parla nella tradizione mistica, filosofica, di momenti culminanti, oppure si parla della ecstasy, l'essere fuori di sé. Plotino parla di estasi, il momento in cui si esce dal proprio sé limitato, psicologico, e si entra in contatto con l'assoluto, con il divino, si è tutt'uno con l'universo intero. C'è chi lo prova magari in un momento sportivo, un'azione perfetta in cui non c'è più un soggetto distinto dalla sua azione. C'è chi lo prova nel momento di una sonata musicale, c'è chi magari in un bacio, in un momento di totale fusione con un altro essere. Ci sono questi momenti, però forse Eckhart potrebbe dire: attenzione a non assolutizzare quei momenti e ad attaccarvi talmente tanto a quelli, dualizzando quell'esperienza rispetto a tutte le altre. È quello che dice forse anche Nietzsche in quel frammento. Certo, ci sono dei momenti in cui noi siamo particolarmente disposti a dire di sì alla vita. È ovvio che quando invece siamo in coda alle poste, o stiamo subendo un'operazione, o vediamo morire qualcuno di caro, lì è difficile percepirlo come momento culminante. Quella che forse è un po' la sfida o la provocazione o un'esperienza mistica ancora più completa è pensare che anche quei momenti sono momenti eterni, assoluti, di apertura. Il mio sé psicologico non riesce a dire di sì in quei momenti, va bene, sono limitato, sono povero, lo vedremo la prossima volta con il sermone sui poveri di spirito di Eckhart. La vera beatitudine, la vera santità non è riuscire a dire di sì in tutti i momenti, ma ad accettare anche tutti quei momenti in cui noi diciamo no, non ce la faccio, in cui io sono in croce e dico: perché mi hai abbandonato? Passa, se possibile, allontana da me questo calice. Anche Gesù mica dice sempre di sì. E quello però è più santo di chi volesse dire sempre di sì. Quindi i momenti culminanti ci servono, forse anche, direi. È importante che ci siano dei momenti in cui respiriamo, in cui siamo in armonia. Sappiamo che però non sono momenti che si fissano. E quello è, se vogliamo, anche la dimensione diabolica dell'estasi. Cioè, credere, pretendere che si possano fissare dei momenti assolutamente belli. Ah, come è il discorso della trasfigurazione, quando Gesù, non mi ricordo chi è che è vicino a Gesù, Pietro, Giovanni e Giacomo, che bello, c'è Elia, vorremmo piantare le tende, restiamo qui con te. E Gesù dice: no, anche questi momenti passano. Non
abbardicatevi come cozza uno scoglio, perché non è questo il movimento dello spirito, non è questa fissazione. Sappiate godere dei momenti, c'è una cena, c'è una festa di Natale in cui siete in armonia con gli amici e i parenti, benissimo, godete di quel momento. Non pretendete che quel momento diventi fisso. L'eternità non è la fissità. L'eternità è questa esplosione dell'istante che si mette in contatto con tutti gli altri e che però tiene conto anche di tutti quegli istanti che noi vorremmo magari lasciare in secondo ordine, evitare. La fine dell'Ulisse di Joyce anche, arrivo. La fine dell'Ulisse di Joyce mi viene in mente, c'è questa parola, l'ultima parola è sì. Lungo monologo della protagonista femminile Molly, 70 pagine di flusso di coscienza in cui lei ripensa tutto quello che è successo in una giornata, lei ha tradito il marito, sa di essere stata tradita da lui, se ne dispiace, al tempo stesso dice in fondo è successo, doveva andare così. In quel momento suo marito, sono le 2 di notte, sta dormendo accanto a lei, lo vede al tempo stesso come un povero Cristo pieno di difetti, ma al tempo stesso è piena di affetto per lui, e in tutto questo continuo flusso di coscienza ricorrono verso la fine 2 o 3 volte queste sue affermazioni. Questo, tutto questo è la vita, e a questo io dico sì. Probabilmente nel pomeriggio, quando è andata con un altro uomo, non era soddisfatta di suo marito, non avrebbe detto di sì. Forse 3 ore dopo non dirà sì, ma in quel momento lei è lì, è in quel momento e a quella cosa dice sì. Quindi anche poi la letteratura, l'arte ha questi momenti in cui cerca di tenere insieme la totalità, di entrare in contatto, in armonia, che appunto non è un'armonia sdolcinata, fasulla, che ottunde e nasconde le imperfezioni, ma dice queste imperfezioni ci sono, io le offro così come sono, ho questo vestito qui, è un po' sfrangiato, ha delle toppe, non è il vestito perfetto, ma questo è quello che sono. È un po' come la storiella che forse ho già citato del rabbino che muore e che va da Dio e si stupisce di essere davanti a Dio, e Dio dice ma perché sei stupito? E dice ma perché io so di non essere stato grande come Mosè, io volevo diventare come Mosè e non ce l'ho fatta. E Dio dice ma tu non dovevi diventare come Mosè, tu dovevi diventare te stesso. E in questo senso tu sei di fronte a Dio, sei diventato vicino a me, perché tu sei stato pienamente te stesso. Quindi noi tante volte rischiamo di confondere il nostro divenire noi stessi, il nostro essere anche in accordo con noi stessi, con tutte le defianze, i difetti che abbiamo, con un ideale magari un po' utopistico di santità. Io forse finora mi pare di avere colto questo da testi simili. Non è che la santità sia quell'ideale che dobbiamo mettere su un altarino e venerare come se fosse qualcosa di altro. È qualcosa che è sempre appunto nell'intimo di ciascuno. E quindi di nuovo non dobbiamo costruire sopra, edificare tanti grandi mausolei o altari, ma ridurre e diventare pienamente noi stessi, che non significa appunto allora che i nostri difetti non facciamo niente per cercare di smussarli, ma significa che anche siamo in grado di accoglierli, di presentarli a noi stessi e agli altri in modo diverso. Generalmente quello che nell'esperienza dei maestri si dice è che questo è il primo passo per far sì che quei difetti siano meno pungenti. Quanto più uno si sforza di essere perfetto, tanto meno lo è. Quanto più uno dice so di avere questi limiti, in quel momento, senza che lui voglia, quei limiti piano piano si attutiscono, non spariranno mai del tutto, ma è come se venissero assorbiti.
ne sono consapevole, questa mia consapevolezza agisce già in modo trasformativo. Voglio invece costringerli, schiacciarli, ecco l'ego che vuole essere più bravo, che vuole diventare santo, questa volontà è invece deleteria, e invece di attutire, di ammorbidire, di sciogliere, affila e rende più spigoloso. Quindi anche tutti i momenti in cui noi non vorremmo dire di sì e ci sentiamo di dire di no, sono momenti in cui noi riconosciamo questa nostra difficoltà, questo nostro limite. Il limite fa parte del divino, anche il limite, anche la materialità. Noi tante volte continuiamo ad agire, a pensare in questo modo dualistico. Il limite è male, il divino è illimitato. Il divino è spirituale, il corpo invece è negativo. E invece tutti questi testi dicono altro, dicono che è qui ed ora che c'è l'Eterno, e che la resurrezione è in ogni istante, non è in un tempo futuro che verrà. Forse in certi momenti abbiamo anche bisogno di affidarci a questo, a pensare, appunto, anche Gesù parla dello Spirito Santo come del Consolatore. Il Consolatore è qualcuno che consola chi è nell'afflizione. Quindi va bene, questa è un'immagine, e di nuovo non dobbiamo diventare così intransigenti da pensare di fare a meno delle immagini, ma non attacchiamoci alle immagini appunto in modo tale da impedire ad esse di lasciar passare qualcos'altro. Sì, tu. L'abbandono è scontato dalla fisicità, invece è così presente nel pensiero orientale, cioè più grande di autocontrollo, eccetera. No? Se poi consideriamo il pensiero cristiano, questa tradizione, le pulsioni, sono viste appunto, come dicevo tu prima, una sorta di strumento del diavolo. Cioè tu dici non vedi... Chiedo se questo elemento della fisicità, invece di un affrontato, come il pensiero orientale, è in qualche modo presente anche Ma forse non in modo così esplicito, anche se ci sono dei punti in cui la fisicità emerge nella sua dimensione anche di difficoltà, ma anche di diciamo positiva importanza. Mi pare la volta scorsa avevamo letto un paragrafo di un testo di Eckhart in cui diceva: non è mai esistito un santo che sia stato in grado di sentire un rumore fastidioso e stridente come se fosse un bel rumore. E però anche questa santità, io lo leggo in chiave, diciamo, di dimensione positiva della fisicità, cioè vuol dire che noi siamo corpo e sentiamo anche gli stimoli che il corpo ci dà. Questi stimoli non devono essere negati. Eckhart non dice il santo è colui che riesce a sentire lo stridore di un gesso sulla lavagna come se fosse un coro angelico. No, gli dà fastidio, gli fa venire i brividi, magari ci sono certi odori o certe disarmonie cromatiche di un dipinto che ci ripugnano, e diciamo, vabbè. Accettare la nostra fisicità significa anche appunto andare incontro a queste cose. Adesso non mi vengono in mente altri passi, però mi ricordo che in alcuni sermoni, appunto sempre in tedesco, Eckhart si rivolge a dei contadini e fa esempi tratti dalla vita quotidiana. Parla delle mucche, parla del latte. Ci sono molti esempi in cui effettivamente il corpo non è tematizzato esplicitamente, ma compare come un compagno, non come un carcere. Ecco, io direi che una delle grandi innovazioni che il pensiero mistico immette nel cristianesimo, in generale nel pensiero occidentale, è ritessere la comunione tra
il corpo e lo spirito, che invece venivano un po' sulla scia di un certo platonismo visti come separati, secondo quella analogia soma-sema, corpo-carcere. Il corpo è prigione dell'anima, l'anima è mortale, l'anima è la scintilla divina, il corpo invece è demoniaco. Il pensiero mistico è proprio agli antipodi di questo discorso. La vera dimensione della resurrezione è una resurrezione che tiene insieme il corpo e la carne. Quello che forse fa sì che nel mondo orientale sia dato ancora più risalto a questo aspetto è che nel mondo indiano, ancora più cinese e giapponese, la natura è proprio l'immagine del divino. Nella tradizione occidentale è un po' meno questo. Si tende di più ancora a essere, diciamo, eredi del pensiero greco, che vede lo spirituale, l'invisibile, come la forma del divino. Però sì, in realtà secondo me anche qui ci sono mistiche e mistiche. In Plotino no, in Plotino il corpo effettivamente è visto come ancora prigione, è aiuta ai gradi dell'anima, aiuta l'anima a elevarsi all'uno, ma a un certo punto va abbandonato. Sono fondamentali, è fondamentale la bellezza dei corpi per Plotino, perché senza la bellezza dei corpi noi non avremmo quell'immagine sensibile dell'eterno, e quindi in questo senso c'è un valore assoluto dato alla fisicità, ma è appunto una tappa da superare. Invece secondo me in Eckhart, in Fusano, in Simone Weil anche, questa dimensione del corpo è decisiva, e diventa anche decisiva la dimensione del dolore fisico. Simone Weil dice: il cristianesimo non offre una soluzione sovrannaturale al problema del dolore, ma offre la possibilità di un impiego sovrannaturale del dolore. E non è che noi dobbiamo attenderci una liberazione dal dolore, ma possiamo apprendere un modo diverso di stare nel dolore, di vivere il dolore, e quindi di vivere il corpo anche. Poi il corpo non è solo dolore, ma è anche piacere. Però appunto c'è questa dimensione che si integra e che non è staccata dal divino, non è qualcosa che è semplicemente un gradino che poi va superato, ma già lì c'è. Mi crea una cosa riguardo al corpo e gli orientali, no? Perché a certi aspetti il corpo in Giappone non ha il diritto di esprimere la sua spontaneità, deve stare alle consuetudini, la compostezza. Non la decido io la compostezza, come si è decisa? È che il proprio corpo è inteso come parte della natura, quindi non abita nel mio corpo la libertà di esprimere la sua forma. Il corpo, certo, la comunione con la natura è molto forte, questo è vero, proprio vero. Però nel mio corpo non abita una libertà individuale che possa dire... farsi avanti per esprimere una spontaneità individuale. Deve essere la spontaneità, diciamo così, delle forme che sono, però non sono individuali le forme. Le forme sono, in un certo senso, già la natura stessa le ha poste, no? Ecco, per cui... un po' così, da una piccola considerazione che aggiungo, certamente i ragazzi a scuola devono stare di una compostezza, anche la divisa fino a 18 anni, uguale, tutto uguale, così, perché la naturalezza non è individuale, la naturalezza è della natura e tu sei parte della natura, no? Poi un'altra cosa mi veniva, pensavo poco fa, quanto ci impedisse di unificarci veramente, trovare questa unione profonda, non più disturbata, con Dio,
l'immagine che noi ci siamo fatti di Dio, che Dio è buono, che Dio è quello che fa il bene. Perché tutto quello che abbiamo detto, poi supponiamo che io invece sono, io sto leggendo un libro, sono cose terribili fatte dai giapponesi, dai medici giapponesi, antivergoli, su questi poveri, questi decine di migliaia di corpi umani usati per fare esperimenti batterici, no? Che venivano preparati, poi venivano squartati vivi perché altrimenti non potevano fare le... Ecco, sono gli AI che sono stati trattati così. Ecco, e quando uno è lì e viene squartato, quell'attimo sta a Dio, come sta a Dio il momento in cui io, circondato da dalle rose fiorite e c'è un bel sole primaverile, gli uccelli che cantano, sta a Dio tu. Se Dio stesse soltanto in questa esperienza che per me è così bella, non è Dio. E qui è Etty Hille, insomma, ha un'espressione molto bella, mi permetto di leggerla. Lei sta per essere a sua volta squartata, in un altro modo, ma sta per essere squartata. È una delle ultime cose che scrive. Mio Dio, cosa mi accadrà? Non te lo chiederò in anticipo, sopporterò ogni momento, anche il più inimmaginabile, come viene. Se tu dovessi cadere via da me, che è una espressione per dire io non ti vedo più, ti raccoglierò di nuovo. Spero con il tuo aiuto di farcela. Ecco, poter raccogliere Dio mentre ti cade dalle mani perché sei in una situazione dove tutto ciò che ti ha legato a Dio secondo le categorie che noi usiamo per parlare di Dio, no? Dio che è il bene. E in quel momento che tutto ti cade, tutte le tue immagini di Dio ti cade dalle mani, se sei capace di raccoglierla, questa immagine ancora, no? Spero di farcela, lei dice. È una sfida grande che più si va avanti e più viene fuori, perché ti accorgi che hai detto tante, diciamo così, cose superficiali oppure di comodo, ma sei sempre lì. Finché non c'è il rapporto con Dio che sussiste in tutte le situazioni, comprese questa, non c'è il vero rapporto con Dio. Questo no, scusate, mi chiedo scusa, ma per liberarsi possibilmente da quella ricerca di Dio che però è sempre dentro a quelle ringhiere, quelle categorie che sono immagini di Dio che ci siamo fatti noi ma che non sono, che non scaturiscono dal reale, no? Mentre anche la scrittura dice, no, dice io sono, Dio è quell'essere che non è più quando noi cerchiamo di dirlo con nostre immaginazioni, aspirazioni, oppure lì c'è e come c'è, però c'è se siamo capaci di poi stare davanti ad altre situazioni dove tutto ciò che finora ci sembrava così valido, a un certo punto crolla tutto. Questo libro di Uno sguardo nuovo è su Il problema del male in Etty Hillesum, è un libro che se chi vuole procurarselo credo faccia un buon acquisto, no? L'esperienza di questa ragazza senza strutture teologiche perché era ebrea, però praticamente poi dopo
lei si nutriva soprattutto di Vangelo, ed ora è portata lì ad Auschwitz, in quella desolazione più desolante che ci possa essere, che dice appunto: quando tutto Dio mi cadrà dalle mani, quando non terrà più tutto ciò che io ho detto o pensato di Dio, lo raccoglierò ancora nel momento appunto del re. Tra l'altro mi pare che questo libro sia una delle due autrici, è la moglie di Marco Vannini e Moser, che è il traduttore di Dieckart, quindi poi ci sono anche questi incroci molto belli di esperienze di studio e di vita che si nutrono anche l'una con l'altra. Arriviamo alla fine, a pagina 191, l'ultimo capoverso. In quinto luogo, sempre il soggetto, questa potenza dell'anima che è l'intelletto, è un'immagine. Ebbene, fate attenzione, ricordate bene, perché tutta la predica sta in questo. L'immagine e l'immagine originaria sono così completamente uno ed unite l'un l'altra che non vi si può riconoscere alcuna distinzione. Si può ben pensare il fuoco senza calore e il calore senza fuoco. Si può anche pensare il sole senza la luce e la luce senza il sole, ma non si può riconoscere alcuna distinzione tra immagine e immagine originaria. Dico ancora di più, Dio con la sua onnipotenza non può riconoscere in ciò alcuna distinzione, perché insieme vengono generate e insieme muoiono. Se mio padre muore, non muoio perciò io. Quando muore non si può più dire è suo figlio, ma piuttosto si dice era suo figlio. Se si fa bianco il muro, in quanto è bianco è uguale ad ogni bianchezza. Se si fa nero, allora è morto ad ogni bianchezza. Vedete, lo stesso è qui. Se sparisse l'immagine formata secondo Dio, se ne andrebbe anche l'immagine di Dio. Qui sta dicendo, abbiamo finora detto che non dobbiamo fissarci sull'immagine, perché Dio si incontra senza immagine, al di là di ogni mediazione. Ma attenzione, tutta la predica sta in questo: l'immagine e l'immagine originaria sono così completamente unite che non vi si può riconoscere alcuna distinzione. Io leggerei con la solita metafora dell'onda e dell'oceano anche questo passo. È vero che l'onda non è l'oceano, l'immagine non è Dio, ma d'altra parte noi non conosciamo l'oceano se non attraverso le sue onde. D'altra parte noi non arriviamo a Dio se non attraverso immagini, forme. Dio è nelle sue immagini, ma nelle immagini non si fissa, bensì transita. Così come l'oceano è nelle sue onde, ma non è fissato, non è irrigidito, non è bloccato in nessuna onda particolare, così che se quell'onda particolare giungesse a riva e finisse, non sarebbe più l'oceano, ma invece l'oceano è nelle sue onde e al tempo stesso non è in nessuna onda particolare. C'è un passaggio di Albert Camus molto bello di un suo racconto, Il mare da più vicino, in cui dice: il rivo passa, le onde del fiume fuggono e passano, il mare passa e rimane. Così bisognerebbe amare, fedeli e fuggenti come l'oceano. Fedeli perché l'oceano resta, fuggente perché le onde si muovono. L'oceano è insieme fedele e fuggente. Dio è insieme immagine e al di là di ogni immagine. Quello che dobbiamo imparare è vedere Dio nelle sue immagini, il prossimo famoso di cui che bisogna amare come Dio, è immagine di Dio. Ma Dio non è soltanto in quell'immagine. Dobbiamo anche accettare di
vivere con immagini privilegiate. Per un cristiano Cristo è un'immagine privilegiata rispetto ad altre, per un amante la sua amata o il suo amato è un'immagine privilegiata, ma l'amore non è bloccato, fissato, irrigidito in quell'unica immagine, non è al di fuori di quell'immagine, al tempo stesso non si fissa. Ecco in che senso secondo me si può leggere questo passaggio. Posso dire una cosa? Sì. Dire, come noi diciamo Padre, Figlio e Spirito Santo, diciamo delle immagini, no? Perché io non riesco, se io mi fisso lì non capisco proprio niente di Dio, anzi non mi interessano quelle tre immagini, no? Però, dunque, Dio non è quelle cose lì, non è il Padre, non è il Figlio, non è Spirito Santo. Però noi lo ravvisiamo, non so, lo raggiungiamo attraverso queste immagini, è così? Si può dire così, lì è molto, bisogna stare attenti al modo in cui usiamo le parole, perché possiamo dire sia che Dio è Padre, Figlio e Spirito Santo, Dio è Trinità, è il movimento, il processo intratrinitario e al tempo stesso non è Padre, Figlio e Spirito Santo. Dipende da come intendiamo il valore di questa copula è. Se diciamo che è nel senso che si identifica totalmente ed esclusivamente con queste tre immagini, io direi lo perdiamo. Se invece accettiamo che in quanto immagini Padre, Figlio e Spirito Santo o Allah o Adonai siano immagini che ci dicono, che ci trasmettono, che ci comunicano Dio, allora diciamo pure Dio è Padre, Figlio e Spirito Santo. Cioè, non dobbiamo cadere nella superstizione né di pensare che Dio sia soltanto ed esclusivamente fissato in quell'immagine, ma neanche nella sua superstizione opposta, e cioè che Dio assolutamente non è Padre, non è Figlio, non è Spirito Santo. Cioè, questo è e non è sono dei modi che dobbiamo usare, come dire, analogicamente. Cioè sapere che sono termini, anche diciamo per il cristianesimo Gesù doveva prendere, perché io da piccolo mi chiedevo, forse avevo anche già detto, mi chiedevo ma perché è nato in Palestina e non in Italia? Perché è nato proprio in quel momento e se fosse nato 2 secoli dopo e se fosse nato 3 secoli prima e chi è nato prima di Cristo allora non ha potuto neanche essere cristiano, poveraccio, perché deve andare all'inferno? Allora, risposta tradizionale, ah beh, questo è il mistero di Dio, non si dice. Non si può sapere, avrà altri piani. Un'altra risposta può essere dire, ma Dio non è così limitato da non potersi trasmettere in altri modi. Gesù stesso dice, lo Spirito soffia dove vuole. Quindi la contingenza, la finitudine, il fatto di doversi incarnare significa che bisogna prendere una forma in uno spazio, in un tempo, e qua siamo di nuovo a un'ora e un qui. Questa è l'incarnazione. Allora, in questo linguaggio cristiano, noi diciamo che Dio è Cristo. Ma, giustamente, non dobbiamo limitarci a questo, non dobbiamo cadere nella superstizione che se è Cristo, allora non è da nessun'altra parte. E quindi mi sembra giusto quello che dicevi, cioè non dobbiamo chiudere ogni possibilità e dire se Dio è Padre, Figlio e Spirito Santo, allora vuol dire che non è Allah, allora vuol dire che non è Yahweh, allora vuol dire che non è natura di Buddha. Questo non significa fare un cocktail indistinto, un New Age, per cui tutto è uguale a tutto, ma vuol dire che ci sono linguaggi diversi, esperienze diverse, carismi anche diversi per sentire quell'unità profonda che è appunto quella che noi chiamiamo Dio, natura di Buddha, esperienza divina, che uno che non appartiene a nessuna tradizione religiosa magari chiama mistero della materia. Anche questa può essere una dimensione autentica di entrare in contatto con quello che in fondo nessuno può nominare una volta per tutte, proprio perché nessuno, come diceva Panikkar, ha il monopolio della verità.
Dio è un nome come altri, come Padre, come Figlio, come Spirito Santo. Sì, anche perché alla fine questi nomi chi li ha dati? Li ha dati l'essere umano. Certo. No. Certo, sì, e sì. Quindi con tutti i limiti questa cosa. Eh sì, ma è come anche che era Papa Giovanni che diceva Dio è madre e non solo padre. È anche questo un modo per dire, attenzione, non fissatevi col termine. Gesù è vissuto in un'epoca, in un luogo particolare in cui la metafora per dire guardate che Dio è vicino era usare la metafora del padre, ma se fosse nato in Cina nel V secolo avrebbe probabilmente Dio è madre. Il taoismo, il Tao, è visto come metafora, come il grembo, come l'utero, come la terra, come ciò da cui si genera, quindi come madre. Quindi appunto usiamo le parole per quello che sono. Il famoso dito che indica la luna, che non è la luna, però ci mette su una strada e a seconda della posizione in cui siamo, il dito per indicare la luna non è esattamente nella stessa direzione, perché è come quando io devo indicare se sono ad Esio come vado a Milano, gli dico vai verso sud, se sono a Lodi gli dico vai verso nord. Per andare, arrivare nello stesso posto, partendo da due posizioni diverse, dirò due cose diverse. Ora, su questo qua, no? Gesù è stato condannato come bestemmiatore, no? E quindi è morto sotto a questo titolo, per cui lì c'è una chiave per capire, no? E perché l'hanno condannato a morte? Perché ha scomposto l'immagine di Dio come assoluto, altro dall'esistente, no? dalla realtà umana, eccetera, così. E l'ha chiamato bestemmiatore perché lui si faceva figlio di Dio. Quindi Dio non è soltanto in una fonte che origina l'esistenza, ma Dio è anche nello scorrere dell'esistenza, è anche figlio. Quindi per gli ebrei che l'hanno condannato a morte, Gesù era bestemmiatore perché ha detto Dio nella comprensione della relazione, mentre per l'ebreo Dio è l'assoluto, non è relazione. No? Poi Gesù stesso, parlando dello Spirito, dice bene che io me ne vada, altrimenti non viene a voi lo Spirito. Quindi a sua volta Gesù poi relativizza anche la sua posizione. Quindi Dio il grande insegnamento che è in questo messaggio chiamato della Trinità, l'hanno chiamato così dopo, però comunque l'espressione è proprio la testimonianza che Dio è inafferrabile in una categoria, in una immagine. Se tu lo pensi come una fonte, l'assoluto, l'origine, invece Dio poi te lo ritrovi nella corrente che scorre. E poi te lo ritrovi anche, questa corrente evapora, diventa pioggia, diventa spirito e pervade tutto. Quindi Dio, la grande novità, diciamo, non nel senso che non era così prima, ma di fronte alla fede degli ebrei che hanno condannato poi Gesù, era il fatto che Gesù ha parlato di Dio come relazione. Come relazione. Io quando parlo della Trinità uso proprio, mi piace molto l'immagine che usa Giovanni della Croce, la fonte, il fiume e la pioggia, ed è la stessa grazia divina che scorre, ed è fonte ed è divenire che scorre, è il figlio ed è pioggia dello spirito, no? Ossia Dio non lo afferri richiudendolo in una immagine, per quanto stupenda, che può essere l'assoluto. Tu vedi per esempio l'Islam, no? Che invece fa di questo un punto così fondamentale, come rimane bloccato, no? Perché Dio è l'assoluto. Quindi Dio non può essere accostato in un divenire, sia in una ricerca che diviene, non Dio è soltanto come si è manifestato, l'assoluto che si è manifestato. Quindi ecco l'Islam come è impedito di anche a percorrere, diciamo così, la via della storia, proprio da questo. Gesù
lì ha, ha dato una testimonianza che però giustamente uno può dire, ma già anche nelle spiritualità orientali c'è il Tao, se è la via, no? C'è questo, questo percepire il divino, chiamiamolo così, questa, questa fisionomia profonda della realtà nella relazione, no? Comunque, ma per dire che non, personalmente, no, è padre, figlio e spirito, per me è la chiave del, del valore del Vangelo, è lì, secondo me. Dopo anche la via del perdono, la via dell'amore, eccetera, scaturiscono dal fatto proprio che Dio non è un ente sopra gli altri enti, ma è una presenza del tutto. Ed è una presenza che è un fluire. Ecco questo. Comunque, se il figlio è il fluire, è il fiume, sì, allora tutti lo siamo. Ma infatti. Perché anche, anche gli alberi, anche. Mi ripeto quello che ho detto anche oggi nella messa, che chi ha la fede cristiana sa che tutto ciò che dici di Gesù, Gesù è semplicemente un prototipo per dire ciò che siamo noi. Certo, d'accordissimo. Grazie. Grazie, facciamo una pausa e poi riprendiamo con Dogen. A uno dei pochi testi dello Shobo Genzo che non sono contrassegnati, che non riportano in calce l'espressione Jishu, cioè esposizione orale. Questo significa che questo testo, come anche Genjo Koan, che abbiamo già incontrato, è un testo che è stato pensato e scritto da Dogen proprio come saggio. Forse poi anche è stato comunicato oralmente, ma a differenza degli altri che sono esposizioni orali che poi vengono trascritte, in questo caso l'ha proprio meditato nella scrittura. E quindi significa che anche ha avuto il tempo di depositare certe idee, di scegliere con attenzione, come si fa quando si scrive, le espressioni. È uno dei testi più complessi di tutto lo Shobo Genzo, già a partire dal titolo, che si può tradurre in due modi e, come spesso abbiamo visto, fa Dogen, gioca sull'ambivalenza della interpretazione, utilizza espressioni normalmente impiegate in un certo modo e fa assumere a queste espressioni un'accezione, un significato inedito. Questo titolo, Uji, è appunto il titolo giapponese che in genere viene tradotto con essere tempo, composto da due caratteri, due sinogrammi, che si leggono in giapponese Fuji, oppure anche in un'altra lettura Aru Toki, e che invece in cinese, e Dogen riprende la prima parte del testo, è un aneddoto, una formulazione di un maestro Chan cinese, in cinese si legge Yoshi. Perché mi soffermo, anche se brevemente, sul titolo, che poi in realtà continuerà a ricorrere nella esposizione del testo? Perché Yoshi in cinese, come nella formulazione originaria dell'aneddoto, del brano da cui prende le mosse il testo di Dogen, significa in un certo tempo. La lettura giapponese Aru Toki significa in un certo tempo, oppure c'è un tempo in cui. Qui mi veniva in mente anche il brano del Coelet, dell'Ecclesiaste, c'è un tempo per nascere, un tempo per morire, un tempo per
seminare un tempo per mietere. Ecco, in giapponese è tradotto così, aru toki, c'è un tempo in cui. La lettura uji è invece utilizzata e Dogen appunto gioca su questa trasposizione, anche qui una trasposizione analogica potremmo dire, usa questi stessi caratteri in un altro senso, perché da solo u in giapponese, in cinese, significa esserci. Spesso lo si trova anche tradotto con essere. Il problema è che traducendo con essere, e quindi con essere tempo, sono varie versioni, varie traduzioni di questo testo. In tedesco, per esempio, alcuni l'hanno tradotto sein, appunto essere, trattino, Zeit, tempo, riecheggiando un grande importante testo di filosofia del 1927 di Martin Heidegger, Sein und Zeit, essere e tempo. Alcuni è esposto di Hercules. Cioè, altri hanno invece provato a giocare con un altro tipo di grafica di formulazione, Sein uguale Zeit. In inglese è stato tradotto con being, time, being cioè essere, con living time, tempo vivente, o con existence time. In questo caso vedete anche in italiano qui esistenza tempo. Quello che è importante è tenere a mente il fatto che you in cinese o u in giapponese non è l'essere della tradizione metafisica occidentale. Noi che siamo in un certo senso eredi del pensiero greco, pensiamo essere anche proprio come fondamento. Noi in italiano, in tutte le lingue occidentali, possiamo sostantivare il verbo essere, lo rendiamo un sostantivo. Essere come verbo diventa l'essere con l'articolo. Eina, il verbo greco, diventa to-on, lente. L'essere come sostanza, come la sostanza di tutte le sostanze. Questo è proprio un altro dei problemi centrali della teologia. Dio come l'essere. Le cose sono enti, Dio non è un ente, ma è l'essere, il fondamento di tutti gli enti. In giapponese, in cinese, pare che uno dei modi, una delle radici della scrittura di U sia una mano che tiene un pezzo di carne. Cioè, un essere concreto, non un essere astratto, non un fondamento ontologico, noi diremmo, cioè che ha a che fare con una consistenza d'essere, con una pienezza d'essere su cui si appoggiano gli enti, ma è un esserci concreto nella sua concretezza materiale. Ecco perché possiamo tradurre con esistenza o con esserci e non con essere tempo. Essere tempo sarebbe esatto grammaticalmente, ma diciamo che rischierebbe di farci pensare un dogen un po' troppo occidentale, un po' troppo occidentalizzato, un dogen che parla un linguaggio metafisico europeo. Invece dobbiamo intendere in questo senso una concretezza che appunto il termine filosofico di essere non ha. Non è perché non vuole averla, perché l'essere filosoficamente inteso è proprio qualcosa che non è definibile materialmente in nulla. Invece qui Dogen vuole proprio parlare di qualcosa di concreto, di una esperienza vivente della dimensione dell'esistente. Allora, la versione originale del testo cinese, ve la leggo se riesco a trovarla, così sentite la differenza. In realtà la differenza è minima, cioè proprio cambia il modo in cui si avverte il senso. Il testo del maestro Yao Shan Wei Yen, in giapponese Yakusan Igen, originariamente era: un antico Buddha dice, o una volta disse, in un certo tempo stare sull'alta cima della montagna, e in un certo tempo andare nel profondo fondale del mare. In un certo tempo il Dio guardiano con tre teste e otto braccia, in un certo tempo è un Buddha alto
4,80 m o 2,40 m. In un certo tempo il bastone e lo scacciamosche rituale, e in un certo tempo colonne e lanterne da giardino. In un certo tempo tarot e girò, in un certo tempo l'ampia terra e il cielo vuoto. Come dire, la dimensione dell'illuminazione assume in tempi diversi manifestazioni diverse. Dogen prende questo testo, lo trascrive, ma trascrivendolo trasforma il senso di in un certo tempo e diventa: essere tempo sta sul più alto picco e giace sul fondo del più profondo oceano. Essere tempo, io toglierei anche l'articolo, essere tempo è la forma di demoni e Buddha. Essere tempo è il bastone di un monaco. Essere tempo è un hossu, lo scacciamosche cerimoniale. Essere tempo è una lanterna di pietra. Essere tempo è un pilastro rotondo. Essere tempo è tarot, essere tempo è girò. È come se noi dicessimo Tizio e Caio, sono due nomi, o primo e secondo. Essere tempo è terra, essere tempo è cielo. Quindi, come dicevo prima, con una tecnica che più volte ha usato, vi ricordate quando anche Eckhart talvolta lo fa, usa anche Dogen delle espressioni, della tradizione e fa dire qualcosa di completamente diverso o di sensibilmente diverso. Quindi rinnova la tradizione mostrando che non è qualcosa che deve essere preso in modo sterile, in modo fisso, ma è qualcosa che deve essere costantemente rinnovato dall'esperienza di ciascuno. Essere tempo, Uji, significa che il tempo è l'essere, cioè il tempo è esistenza, l'esistenza è tempo. La forma di una statua del Buddha è tempo. Il tempo è la radiosa natura di ogni singolo istante, è l'istantaneo tempo quotidiano nel presente. Qui c'è alla base la grande intuizione buddista della impermanenza. È uno dei, diciamo, dei pilastri teorici fondamentali del discorso di Buddha. Nel capitolo 20 o 22 del Dhammapada si parla di Anatta e Anicca, che in giapponese si scrivono Nuga e Mujo, letteralmente non io, non sé, nu assenza, nulla, non mancanza di sé, di sostanzialità. Il pali anatta o il sanscrito an atman dice proprio questo: non an, alfa privativo, atman, non sé, non c'è nessuna cosa, pensiero, anima, spirito, materia, corpo, valore, che sia dotato di una sostanzialità assoluta, cioè che sia indipendente dalla relazione. Tutto è in relazione, in questo senso non sé. Non significa che non esista, che nulla esista, ma che non esiste nulla che non sia aperto alla relazione con l'altro. E Mujo in giapponese, Anicca in Pali o Anitya in sanscrito, non costanza, non permanenza. Questo è centrale come nozione, come esperienza, diciamo, anche per intendere questo testo di Dogen. Tutto è impermanente. Allora, ma questo concetto dell'essere dicevi dei greci, quindi però ce l'hanno anche gli orientali, però lo negano, cioè si per negare, cioè, no, per, io... se negano, se tu neghi qualcosa che sai cos'è, cioè, se no come fai a negare? Non so, almeno che non lo esprimano come negazione. Ma, cioè, noi lo esprimiamo come negazione. Qui la negazione è dell'io, del sé e della permanenza. Non c'è la negazione dell'essere. Yōu o u, infatti non è un essere che viene negato, non si dice mu-u. Non c'è bisogno di negare l'essere, perché nel mondo cinese e giapponese non si formula mai una ontologia.
nel cinese tradizionale e nel giapponese classico non c'è neanche un verbo essere. No. C'è la copula, io posso dire che il libro è sul tavolo, posso dire che il libro è nero, ma non posso dire l'essere è eterno. Non lo posso proprio grammaticalmente, cioè non ci sono formule per dirlo, mentre nel cinese moderno, nel giapponese moderno si inizia, e ci sono poi tra l'altro tante traduzioni diverse. Essere e tempo di Heidegger è tradotto in tre o quattro modi diversi: sonzai, essere, essenza, oppure aru, questo essere, questo esserci. Ma così come noi, usando niente e nulla, diciamo e non diciamo quello che i giapponesi intendono con mu, i giapponesi quando traducono essere dicono e non dicono quello che noi intendiamo con questo termine. È una delle cose belle dell'interculturalità e della traduzione, è proprio anche questo sentire che l'altro vede le cose in un modo un po' diverso dal nostro, e noi ci arricchiamo grazie all'altro, perché noi non riusciamo mai a dire e a vedere esattamente le cose come le vede l'altro. Ho incontrato più volte un professore, un filosofo giapponese che è traduttore ufficiale di Heidegger dal tedesco in giapponese e che adesso ha 69 anni e tutta la vita che studia Heidegger, e dice: io non ho mai capito se ho veramente capito che cosa voi occidentali intendete con essere. E mi chiedo se voi occidentali capite veramente cosa noi giapponesi intendiamo quando parliamo di mu o di ku. E questo secondo me è una cosa molto bella, cioè non è una sfortuna, una iattura del genere umano il fatto che ci sia questa pluralità, ma è proprio la plasticità del fatto che le lingue diverse danno accessi diversi al mondo. Quindi io non direi che appunto si nega l'essere nel mondo sino-giapponese, proprio perché nemmeno si formula questa dimensione ontologica. Ma è una piega diversa che ha preso il pensiero e l'esperienza, usando un altro tipo di linguaggio che non è il linguaggio appunto ontologico e sostanzialistico. Il mondo cinese è un mondo che infatti il sino-giapponese pensa più per processi che per sostanze, mentre la grammatica sanscrita e greca tende, e poi il tedesco, cioè queste lingue così anche strutturate, tendono a formalizzare la sostanza. E la domanda filosofica occidentale è: che cos'è? Che cos'è la giustizia? Che cos'è l'uomo? Che cos'è Dio? Che cos'è la definizione che mi permette di delimitare questo concetto? Nella tradizione spirituale, filosofica e religiosa in Cina e in Giappone è molto meno importante la definizione, è più importante immettersi in un processo. Come faccio a entrare in contatto con il divino, con la natura, con l'altro? Quindi in questo senso è importante avere in mente questo: non è un'idea di essere come in Occidente, non c'è un'idea di negare appunto l'essere. Impermanenza significa che se si fa un'esperienza di qualunque cosa, si vede che quella cosa non è stabile nel tempo, si trasforma. Anche qui, per fare un esempio, il pensiero occidentale cerca di definire il blocco di ghiaccio, poniamo, e l'acqua, e il problema è capire che cosa accade, in che modo, come mai il ghiaccio diventa acqua, che cos'è, cosa c'è tra il ghiaccio e l'acqua, un mezzo ghiaccio, un'acqua mezza congelata, un ghiaccio che si sta fondendo. Dobbiamo usare perifrasi. Il pensiero invece sino-giapponese tende a vedere sia il blocco di ghiaccio sia l'acqua non come sostanze ma come processi. Quindi c'è un congelarsi e uno sciogliersi, c'è un nascere, uno svilupparsi e un rientrare nell'indifferenziato. Non c'è soltanto la vita e la morte, vi ricordate Shoji, ma c'è un vivere e morire, c'è un espandersi e un contrarsi. Questo, infatti, la metafora respiratoria è sempre molto pregnante e presente nel mondo orientale, perché aiuta a vedere la vita come impermanente,
ma vitale proprio grazie all'impermanenza. Non nonostante l'impermanenza si vive, ma proprio perché c'è questo andare e vieni, proprio perché non c'è la stasi, perché le piante crescono, gemmano, fanno fiorire i rami e poi perdono le foglie in autunno. Questa è la vita. Non è una raggelata e raggelante presenza assoluta che sta, ma è un continuo darsi. E quindi Dogen con questa idea già da subito attacca la questione che noi non siamo nel tempo, non è che ci sono delle cose, delle sostanze che si danno nel tempo, ma noi siamo tempo, le cose stesse sono tempo, questo bicchiere è tempo, perché adesso sembra stabile ma in realtà è sempre costantemente in trasformazione. Le sue, adesso noi potremmo analizzarlo atomicamente e vedremo gli elettroni che vorticano, ma la sua trasformazione è il fatto che è diverso adesso che è mezzo pieno rispetto a prima di quando era pieno, è diverso nel momento in cui lo prendo rispetto a quando è posato sul tavolo. Tutto questo è, diciamo, sono aspetti dell'impermanenza. Tutte le cose esistono in noi stessi, all'inizio della seconda pagina. Ogni cosa, ogni essere in questo intero mondo è tempo. Nessun oggetto ostacola o si oppone ad alcun altro oggetto, né il tempo può mai ostacolare alcun altro tempo. Perciò, se abbiamo la determinazione di raggiungere il supremo risveglio, vedremo che anche l'intero mondo possiede al tempo stesso questa determinazione. Non vi è alcuna differenza tra la vostra mente e il tempo. Siete messi in relazione dalla determinazione di raggiungere il risveglio. La stessa cosa vale per la prassi e il conseguimento della via. Qui c'è un altro aspetto implicito nella riflessione di Dogen, che è dato da un sutra, un testo della tradizione del buddismo cinese. Prima era formulato, è stato scritto in sanscrito, ma è pervenuto solo in cinese. In sanscrito si chiamava Avatamsaka Sutra, in cinese Huayan Jing, in giapponese Kengon Kyo. È il sutra della ghirlanda fiorita, cosiddetto, che usa, diciamo, un'immagine efficace, e avevo anche forse già mostrato più volte, quella della rete di, diciamo, nodi interconnessi. Quelle che noi chiamiamo cose non sono sostanze autonome, separate le une dalle altre. Noi tendiamo a vedere le cose come se fossero oggetti distinti, fuori gli uni dagli altri. In realtà, a ben vedere, sono le risultanti di interconnessioni, di linee, forze, interagenti. In giapponese questo principio viene definito Jiji Muge, letteralmente non ostruzione, non blocco tra fenomeno e fenomeno, tra cosa e cosa. E questa idea che ha probabilmente in mente Dogen quando parla di questa non ostruzione, questa non bloccarsi dei tempi. Tutto è interconnesso, G e G, fenomeno e fenomeno, processo e processo, evento ed evento, mughe senza, non, ghe ostacolo, ostruzione, blocco. Non c'è blocco tra le cose, non c'è alterità radicale, ma c'è relazione continua e costitutiva. Noi siamo in questa trama, siamo intramati di tempo. Siamo tempo nel senso che continuamente ci moduliamo, ci trasformiamo, cambiano le cellule del nostro corpo, cambiano i nostri pensieri, si alternano sentimenti ed emozioni. Non c'è uno sfondo, anche qui, stabile, un essere come uno zoccolo duro su cui tutto si posa, che resta immutabile, ma c'è una transitività continua. Questo è
in un certo senso anche il risveglio, rendersi conto che c'è questa relazionalità, questa apertura di tutto con tutto. Non siamo case chiuse che hanno serramenti, porte, finestre sprangate e che non riescono a comunicare o che se comunicano cozzano, ma siamo invece fili di una rete intrecciata. L'intero mondo è incluso in noi stessi. Noi siamo un microcosmo che riflette la totalità, così come in ogni nodo della rete è come se ci fosse un gioiello che riflette i gioielli in tutti gli altri nodi della rete. E quindi ogni gioiello perfettamente riflettente riflette, contiene in sé le immagini di tutti gli altri gioielli. C'è questa sorta di corrispondenza, di rispecchiamento infinito. Il problema qual è? È che siamo obnubilati, ciechi di fronte a questa relazionalità e quindi ci opponiamo e quindi crediamo che la mia sopravvivenza debba andare a discapito della sopravvivenza dell'altro e quindi vogliamo di più per noi invece di dare, di donare anche agli altri. Diciamo che l'egoismo è in un certo senso una cecità, è l'incapacità di vedere le cose come stanno. Se noi veramente vedessimo questo mondo interrelato, e vedere anche qui però significa non semplicemente essere consapevoli a livello intellettuale, ma fare esperienza concreta, allora non saremmo altruisti perché è tanto bello esserlo, perché ci hanno educato da bambini che bisogna essere altruisti, ma perché quella sarebbe la normale, la naturale respirazione del nostro agire. Non ci sarebbe più, come dire, una imposizione dall'altro. Anche qui il famoso discorso della zattera che serve per transitare il fiume è da applicare all'ottuplice sentiero. L'ottuplice sentiero, retta via, retta parola, retta concentrazione, retta meditazione, sono, come dire, dei consigli, dei paletti che ci aiutano per instradarci, ma non dobbiamo fare di quell'ottuplice sentiero un assoluto. È un'immagine che ci serve per vedere ciò di cui è immagine. È un viatico, è una serie di consigli che ci vengono dati, ma che a un certo punto vanno anche dimenticati. Anche questo è tempo. Anche il Buddha Dharma, anche la dottrina, gli insegnamenti del Buddha sono nel tempo. E questa è una cosa anche rivoluzionaria rispetto al contesto in generale, diciamo, delle tradizioni religiose, ma rispetto al mondo indiano da cui proveniva il Buddha e rispetto poi al mondo anche giapponese, che nell'epoca in cui viveva Dogen si era molto, come dire, irrigidito, incistito, faceva fatica a mostrare una vera apertura e si era più attaccati alle formule rituali, alle etichette, che non appunto all'esperienza viva. E Dogen qui invece rimette in gioco questa apertura, dice: tutto è tempo, anche l'insegnamento del Buddha è tempo, passa, transita, è fatto di tempo, non è soltanto nel tempo. Ogni istante comprende il mondo intero. Se riusciamo a capire questo, sarà l'inizio della prassi e del risveglio. Quando raggiungiamo questo livello, abbiamo una chiara comprensione del significato di ogni e ciascuna prassi. Un filo d'erba, ogni singolo oggetto, ogni cosa vivente è inseparabile dal tempo. Il tempo include ogni essere e ogni mondo. Le persone comuni che non conoscono il Dharma del Buddha, il suo insegnamento, pensano che l'essere tempo prenda a volte la forma di un demone, a volte la forma del Buddha. È come la differenza tra vivere in una valle e poi guardare un fiume e arrampicarsi su una montagna per raggiungere un palazzo. Vale a dire, montagna e fiume sono cose del passato, lasciate molto indietro, e non hanno alcuna relazione con il vivere del presente. Sono separate quanto lo è il cielo dalla terra. Tuttavia, ciò non è vero. Dice, la visione comune è che ci sono delle separazioni tra il passato, il presente e il futuro, tra cose distinte, e quando siamo in una posizione, il resto non è assolutamente in quella situazione. Cioè, io sono qui e questo mio essere qui
mi impedisce di sentire la mia connessione con ciò che è stato, cioè con ciò che sarà, con ciò che è in questo stesso momento altrove. Ogni cosa fa, come dire, storia a sé. In realtà, dice Dogen, quando attraversate il fiume o vi arrampicate sulla montagna, voi siete il tempo. Non possiamo essere separati dal tempo, poiché in realtà non c'è alcun venire o andare nel tempo. Questo significa che quando attraversiamo il fiume o saliamo sulla montagna, esistiamo nell'eterno presente del tempo. Questo tempo include ogni tempo passato e presente. E leggendo questa parte a me veniva appunto in mente Eckhart, quando parla dell'ora o dell'attimo immenso di Ciano. Ogni istante è in sé la totalità dei tempi. In giapponese si parla appunto anche qui dell'attimo eterno, Eien Ima, il così qui ed ora che però apre sulla totalità. Il punto non è qualcosa di sganciato, noi intendiamo un punto come se fosse qualcosa di totalmente estrinseco dal resto del foglio. In realtà è come se Dogen dicesse: questo istante, questo nostro essere in questo momento qui, è legato perché è il punto di congiunzione di infinite rette che appunto si intersecano in quell'unico punto. Se io continuassi a tracciare tutte le infinite rette, coprirei tutta la superficie del foglio. Quindi il punto è il foglio. Questa è una metafora che in un altro modo fa anche Kusami, il mistico del 400, che dice: Dio e l'anima, quando incontra Dio, è come una circonferenza di raggio infinito, il cui centro è ovunque e in nessun luogo. È inimmaginabile ovviamente da un punto di vista geometrico, ma per dire che, ed è anche qui la contraddizione che diventa identità, la congiunzione degli opposti. Provate a pensare a una circonferenza di raggio infinito. Che aspetto assume un qualunque arco di circonferenza se il raggio è infinito? La circonferenza è piccola e prendo un arco, ha questa curvatura abbastanza pronunciata. Se la circonferenza diventa un po' più grande, è un po' meno pronunciata la curvatura. Se la circonferenza fosse ancora più grande, sarebbe meno pronunciata. Poi, allargata all'infinito il raggio della circonferenza, e l'arco, che cosa diventa? Una retta. Questa è la coincidenza degli opposti. Ogni singola cosa, questo bicchiere, un filo d'erba, un mio pensiero, un mio sentimento, anche la lacrima di un bambino, o anche il dolore insopportabile di un momento della mia vita, sono punti che in realtà sono circonferenze di raggio infinito, abbracciano ogni cosa. L'idea è che però questa apertura sconfinata, questa relazionalità di tutto con tutto, non determini sgomento e sconforto, ma apertura nel senso di capacità di incorporare il dolore e la gioia in una dimensione più piena, diciamo di gioia, perché nell'incarnazione poi concreta chi tocca questo tipo di esperienza la restituisce in un modo di fiducia positiva, ma in un certo senso è al di là della gioia e del dolore, è al di là del bene e del male. Perché non dualizza più? Perché queste sono ancora parole, e se sono nella gioia allora non sono nel dolore, se dico che Dio è buono allora Dio non è il cattivo, quindi Dio è limitato. Dire che Dio è nel bene e nel male sembra dire qualcosa, diciamo, di blasfemo, ma è un modo imperfetto in quanto modo, ma è un modo per dire che Dio include ogni cosa. Il grande problema della morte di Dio, questo sviluppato da Hegel e da tanta filosofia, Dio deve morire per essere Dio, perché se Dio non morisse
non sarebbe veramente Dio, perché la morte sarebbe al di fuori di Dio. Quindi anche qui essere tempo vuol dire che essere eterno è al tempo stesso tempo. Nel tempo si dà l'esperienza dell'eternità. Non è che o sei nell'eternità o sei nel tempo, perché altrimenti ci sarebbe sempre qualcosa che esclude qualcos'altro. Invece l'idea al fondo di questo discorso di Dogen è che la qualità intima del risveglio, dell'illuminazione, sfonda ogni griglia, ogni limite. Se io la limito dicendo che è solo eternità, allora vuol dire che non è tempo e quindi non è la vera illuminazione. Se io dico che è solo ruscello, allora dico che non è pioggia, la limito. Ecco perché bisogna continuamente dire e disdire, usare la parola, sapere che è uno strumento utile, direbbe Buddha un upaya, un mezzo utile, ma appunto è un mezzo, non è un assoluto. E quindi uso questa stampella, ma quando non zoppico più, getto via la stampella. Non devo attaccarmi alla stampella quando sono diventato sano. E anche qui poi il discorso su che cosa vuol dire essere sani sarebbe lungo. Anche Nietzsche parla della grande salute. La grande salute non vuol dire stare sempre bene, vuol dire accettare anche di stare male e dire di sì anche quando si sta male, oppure accettare di non riuscire a dire di sì quando si sta male e stare con quel no, con quel perché, con quell'incapacità di dire di sì, accettare anche di non essere affatto contenti di come la vita stia andando. E talvolta l'unica cosa che si riesce a fare è ancora cercare di respirare, l'unica cosa che riusciamo a fare. Non riusciamo a lavorare, non riusciamo a essere gentili con le persone, non riusciamo a pregare, non riusciamo a fare zazen. Dogen forse direbbe: bene, allora state con quel respiro, state anche con questo esile soffio che un po' ancora alimenta questa vostra formazione corporea impermanente. Ricordatevi che tutto è impermanente, la gioia che provate ma anche il dolore che provate. Non attaccatevi così tanto né alla gioia né al dolore da farne diventare degli assoluti. Che cosa dice qua? Sempre Edino, il risultato. A volte la cosa più importante in tutto un giorno è la pausa tra due respiri profondi, il volgersi dentro in preghiera. E lo scrive Dawson, anche questo. Questo è anche una cosa che secondo me è molto importante, riuscire a sentire questo tipo di parole che vengono da esperienze come appunto quella di Auschwitz, oppure non so se qualcuno di voi ha mai sentito parlare di Joël Busquet, un amico di Simone Weil che era stato ferito alla spina dorsale durante la prima guerra mondiale ed era rimasto paralizzato dalla schiena in giù all'età di 22-23 anni e vive per altri 30-35 anni a letto. E questo scrive, riceve degli amici, Simone Weil lo va a trovare e scrive momenti di sconforto in cui la vuole fare finita, vorrebbe morire, e momenti in cui invece sente ancora, nonostante tutto, la bellezza della vita. Allora, leggere queste parole scritte da queste persone è un'altra cosa che leggere magari cose sublimi ma scritte da qualcuno a cui tutto sommato gli è andata sempre bene. È molto più difficile amare la vita quando tutto congiura per farcela odiare, ovviamente. E quindi diciamo che talvolta ci sono testimonianze che possono avere magari un minor grado di cogenza filosofica rispetto alla scienza della logica di Hegel, ma che hanno una carica vitale e una verità esistenziale molto maggiore. Quindi anche questo è importante capire, che talvolta non è, anzi in genere quello che più conta non è la tenuta concettuale perfetta, ma l'autenticità di quello che viene espresso.
Harutoki, è vero, talvolta. C'è Harutoki, leggere Hegel, Harutoki, leggere anche magari i nostri stessi pensieri che ci appuntiamo, che magari sembrano poca cosa, ma sono dettati o la poesia di un bambino o la preghiera di un bambino, che poi tante volte sembrano cose semplici, magari lo sono, ma in quella semplicità testimoniano di un'autenticità molto maggiore del più paludato discorso accademico. Io sono molto coinvolto nel far vedere che in noi occidentali c'è un'orientalità non cresciuta ma presente, e così negli orientali ugualmente. Quindi talvolta, no, che anche io nelle prediche, quando devo dire talvolta, dico sempre Harutoki. Volta non è un tempo tac, che viene, dice proprio volta, no? Proprio il mugio, no? Che è... Ok, scusa. Ecco, anche qui verso la fine della seconda pagina. Il tempo sembra passare, ma il passato è sempre contenuto nel presente, alla fine del penultimo capoverso. Così il pino è tempo e anche il bambù è tempo. I grandi esempi che ricorrono spesso nel discorso giapponese. Il pino e il bambù come anche forme emblematiche dei modi del darsi della natura vegetale. Il bambù flessibile che si piega, che tenero viene mangiato dai panda, il pino invece che svetta alto, solido, stabile. Tutte queste forme sono tempo. Non considerate il tempo semplicemente come qualcosa che vola via. Non studiate solo l'aspetto fugace del tempo. Se realmente il tempo volasse via, ecco che ci sarebbe separazione tra il tempo e noi stessi. Se pensate che il tempo sia solo un fenomeno caratterizzato dallo scorrere, non capirete mai essere tempo. Il significato centrale di essere tempo è che tutti gli esseri nel mondo intero sono in relazione reciproca e non possono mai essere separati dal tempo. Ecco di nuovo questa idea, questa metafora della rete, della relazionalità universale. Tutto è tempo. Non è che noi siamo nel tempo e qualcosa ci viene incontro e vola via, ma in qualche misura siamo noi che facciamo il tempo, il nostro vivere, siamo noi che trasformiamo le cose, che siamo le cose come tempo, che siamo questo trasformarsi continuo di ogni dimensione. Poiché noi siamo essere tempo, che righe sotto, anche prassi e illuminazione sono essere tempo. So, prassi e illuminazione, o pratica e illuminazione, è la coppia concettuale che nella tradizione veniva tenuta distinta. Uno ha visto come mezzo e l'altro ha visto come fine. C'è pratica, shugyo, e c'è illuminazione, shou, o satori, risveglio. La pratica viene prima e poi come effetto viene l'illuminazione. Invece Dogen mette insieme questi due termini, e pratica e illuminazione sono una stessa cosa, shu, shou. Insieme, praticando, io sono illuminazione, sono risveglio. Facendo il tè, preparando da mangiare, scrivendo un saggio, facendo una predica, ascoltando qualcuno che parla, queste sono pratiche illuminazione, non pratiche in vista di qualcosa di diverso, ma insieme pratica illuminazione. Potremmo dire vita, resurrezione, morte, resurrezione, il tempo, queste cose sono tempo. Anche l'illuminazione è tempo, ma al tempo stesso questo tempo appunto esplode e apre ad una dimensione che è eterna, che è sottratta all'istante successivo all'altro. Se usassimo i termini greci per interpretare Dogen, diremmo il Cronos, tutto è tempo cronologico, ma questo essere tempo che passa
non è un contenitore nel quale noi siamo immersi, ma siamo noi questo tempo, e riconoscendoci questo tempo, ecco che Cronos diventa, ci mostra la sua altra faccia, che è Aion. Tra l'altro Aion in greco, in giapponese sarebbe Eien, cioè eterno, eternità, è quasi assonante. Domanda. Cioè tutto questo ha valore a livello dell'esperienza, cioè dell'esserci, della coscienza. Però il nostro corpo invece il tempo lo segna, quindi c'è, come dire, esiste comunque questa coincidenza di opposti, cioè è nell'aspetto della presenza, della coscienza, però poi c'è quell'altra dimensione. Ma non è che la coscienza si estrinsechi dal corpo, eh? Cioè Dogen sta dicendo che proprio il nostro invecchiare è eterno, è l'eterno. Altrimenti i nipoti come fanno ad arrivare? No, cioè, semplicemente che non riesco a vedere questa cioè, mi sembra che qualcosa il tempo viene segnato proprio fisicamente, mentre a livello della coscienza cioè, queste coincidenze, gli opposti, è qualcosa che capisco. Che ma forse questo, perché questo, diciamo, perché comunque c'è il dualismo, cioè che qui si parla tutto di una unica dimensione, come se tutto questo ragionamento è tutto spostato su questa dimensione della coscienza. Mi sembra così. Non riesco a sentirci la materia dentro qua, sento soltanto la spiritualità. Sì, no, stavo pensando, il fatto è che noi tendiamo appunto a interpretare già avendo in mente una dicotomia, cioè da un lato c'è il tempo che fugge, ma poi c'è un'eternità. Invece mi pare che Dogen cerchi di dire che non è che c'è un'eternità al di là del tempo o al di qua, ma proprio questo nostro fuggire è l'eternità. Ogni singolo istante, ogni singola cellula che muore in realtà è al di là del tempo. Ogni singolo istante, anche l'unica giornata che vive una zanzara è, diciamo, simbolo dell'eterno. Dicendo simbolo non voglio dire che è qualcosa che rimanda a qualcos'altro, ma è una figura che intensifica, che in intensità dice la totalità. Quest'unica cosa è un po' come il discorso del punto. Il punto, noi proviamo a immaginare il fuggire degli istanti del nostro corpo, che millesimo di secondo dopo millesimo di secondo perde in velocità, in freschezza, in bellezza della pelle. Ogni singolo istante delle cellule muoiono, dei neuroni che non si riformano, decadono. E noi diciamo, beh, questo è il tempo cronico, però caspita, sotto c'è l'eterno. Invece Dogen non dice questo. Dogen dice che questo istante singolo è l'eterno che si fa Cronos. Questo singolo istante successivo è l'eterno che si esplica in Cronos. Ogni singolo istante di questo mio corpo proietta sull'eterno e, diciamo, rimanda a tutti gli altri istanti. Potremmo anche fare... Cioè l'eterno che si incarna, sì, nel tempo. Il Kairos. Sì, il Kairos, diciamo, è appunto l'occasione di volta in volta nuova che ci è data per esperire questa dimensione di esplosività del tempo. Il tempo esplode, è come se noi questo singolo istante lo volessimo proiettare geometricamente su una retta infinita. Noi proiettiamo tutti gli istanti di questa, tutti i punti infiniti di questa retta, di questo segmento, vengono, come dire, intensificati in questo punto. Quindi l'eterno non è, noi facciamo sempre l'errore di pensare all'eterno come questa dimensione soggiacente infinita, invece l'eterno è un punto e quindi ogni istante è eterno. Non è un serbatoio che contiene tutti gli istanti, dove gli istanti vengono bloccati, ma è, in questo senso io dico, la esplosione, questo istante singolo che esplode in mille frammenti. Se io, ricordiamoci l'aforisma di Nietzsche, se io in un solo istante sono stato bene e ho detto di sì,
tutta l'eternità è stata redenta e giustificata. Non riesco a trovare una formulazione più forte per dire questo. Quindi l'eternità è l'istante e in un certo senso basta a sé, non ho bisogno di una ulteriorità, non ho bisogno di sperare in un paradiso dopo la morte o nella resurrezione al terzo giorno, in un certo senso. Nel momento in cui io accetto di morire in croce e dico sia fatta la tua volontà, in quel momento è esploso il tempo e sono già nella vita eterna. Poi dal punto di vista drammaturgico, se mi passate il termine, abbiamo bisogno dei tre giorni, del tempo cronos e della resurrezione sensibile, ma è già, per così dire, tutto contenuto lì. Non c'è più di venire. Ecco, io qui vorrei dire una cosa della mia esperienza, no? Noi non dovremmo cadere nel pensare che gli orientali, per quanto li conosco io, però ho sempre a che fare proprio su queste cose parlando con loro, siano in un certo senso laureati e messi a posto in queste parole che dice Dogen, no? Sono come noi, dicono parole in cui anche loro sono sempre in ricerca, pellegrini. Per esempio, io non sono mai riuscito a dissuadere chi mi veniva a dire che ha deciso di suicidarsi, parlo di cristiani, a non suicidarsi, non sono mai riuscito. E dopo che me l'hanno detto, qualche giorno dopo sento la notizia e se la sono tolta la vita. E cos'è lì? È il fatto di non riuscire a vedere che l'attimo che stai vivendo non è soltanto quell'attimo in cui uno è rinchiuso dalla sua esperienza in quel momento, che ogni attimo però è anche, ha nella pancia un futuro. E qui penso che gli occidentali possano anche aiutare un orientale a non rimanere. L'orientale dice mujo, è impermanenza, però dicendo impermanenza non vuol dire che anzi direi proprio nel dire impermanenza dentro vuol dire che nell'attimo c'è anche un pensiero, non il pensiero che sono io con la testa che lo formulo, nella realtà c'è il pensiero, c'è il logos, c'è la donna che partorisce in quel momento alle doglie, però cos'è che la sostiene? La sostiene che fra qualche ora vedrà il suo bambino, dobbiamo proprio dirlo, è tre ore dopo che l'attende, cosa aspetta? C'è questa, l'attesa. Quindi l'attimo non è statico, non è fossile, l'attimo è vivo e quindi dentro all'attimo c'è la distensione e questa il tutto raccolto in un attimo, come dice Nietzsche, questo però, questa esperienza avviene a sua volta nel tempo e qui siamo tempo, no? Quindi quando diciamo appunto l'attimo, ce lo si dice tante volte, l'orientale, certo quando fa lo haiku tak, è proprio un attimo, descrivo un attimo, però anche l'orientale deve farsi la domanda se l'attimo è soltanto ciò che lo prende in quel momento o se dentro nella sua pancia c'è anche un futuro. E quindi deve a sua volta partorire l'attimo. L'attimo va partorito, deve diventare divenire, come dice, no? Quindi una visione storica anche della realtà, eccetera. Così ecco, tanto per dire che anche l'orientale che ha queste grandi intuizioni, però davanti a quelle grandi intuizioni a sua volta è lì per dissodare cosa sta dicendo. Come anche noi quando diciamo il paradiso, cosa diciamo? Che senso ha un paradiso che non è qualcosa che ho nella pancia io, che sono qua e porto la croce? Ma c'è un paradiso che è fuori da ciò che sto vivendo io adesso, allora non è mica il mio paradiso. Quindi anche questo, io penso che nel futuro avverrà anche un rivestire di più pudore quelle affermazioni che abbiamo fatto tanto così disinvolti nel futuro, nel passato.
come Chiesa anche, il Papa infallibile, proprio infallibile, quando ha fatto morire delle persone era infallibilmente fallibile, no? Ecco, e lo stesso anche, penso anche l'orientale deve comprendere che in ogni attimo, in ogni esperienza c'è un futuro dentro, nella pancia, e non lasciarsi portare via da quell'attimo. Così. Il difficile compito di insegnare agli altri è ancora una volta essere tempo. E anche questo nostro cercare di corrispondere gli uni agli altri in parole. E potremmo dire appunto che gravido di futuro, di possibilità. Poche righe sotto. La vera legge è in loro, ma essi non lo capiscono. La loro ignoranza della legge determina la loro rinascita. Questa è una frase che io non so bene come interpretare, ma mi vengono in mente due possibili sensi. Da un lato, intendendo rinascita nel senso, diciamo, negativo, cioè la non estinzione, il non raggiungimento dell'illuminazione. Perché sono ignorante della legge, quindi continuo, questa è la vecchia concezione, diciamo, vicina all'induismo, a rinascere e a non diventare Buddha. Però uno potrebbe anche girare e dire: l'ignoranza della legge determina la loro rinascita. Il mio essere nell'ignoranza è già a sua volta una forma di manifestazione della rinascita al risveglio. Cioè, io sono un poveraccio che fa fatica a pensare l'eterno, a vivere nella dimensione del risveglio. Questa mia ignoranza è di per sé già la santità, già l'illuminazione. La mia pratica faticosa è già il mio essere Buddha. Non è che io sono sempre qui che lotto per conquistare qualcosa che non mi appartiene, perché questo qualcosa è da sempre in me. Quindi secondo me si può leggere in due modi. Cioè, da un lato, sì, effettivamente noi, se ci attestiamo e ci accontentiamo semplicemente di queste cose piccole, materiali, e vediamo e proiettiamo in un altrove indefinito, allora non riusciamo veramente a accedere all'illuminazione. Ma se invece queste piccole cose, quel modicum di cui parlava Eckhart, questi nostri difetti, questi nostri limiti, questo nostro non essere in grado di dire sì alla vita come vorremmo saper fare, diventa un'occasione di risveglio, allora ecco che anche la nostra ignoranza della legge, cioè la nostra fatica, il nostro sentirci sempre inadeguati, è già di per sé risveglio. Come quando diceva in Genjo Koan, mi pare, Dogen stesso, chi pensa di essere arrivato non ci è nell'illuminazione, chi pensa che gli manchi ancora un po', lui sì che è nell'illuminazione. Cioè, quando voi credete di essere a posto, di essere santi, lo siete proprio per niente. Quando invece sentite tutta la fatica, la accettate, la riconoscete, ogni giorno vi alzate sapendo sopportare il peso di questa fatica, ma sapendo anche godere dei momenti di gioia che questa vita vi dà, allora ecco, quella è l'illuminazione. E la vita in quel senso basta a se stessa. Ma se voi dite non riesco ad accettare questo, non ce la faccio, allora va bene, accettate questo vostro non accettare, accogliete questo vostro sentirvi così in disarmonia da avere bisogno anche di un altro tipo di consolazione. Come dire, c'è sempre la possibilità con quel materiale che avete di vedere l'illuminazione. Qualcuno ha a disposizione una pepita d'oro, userà l'oro per fare una scultura, qualcuno ha dell'ametista, userà l'ametista, qualcuno ha il marmo, usa il marmo, se io ho un po' di pongo, faccio il pongo. Quello che è importante è il mio modo di modellare questo materiale, non il tipo di materiale che ho. Mentre noi vorremmo avere sempre l'oro e non l'argilla, e scambiamo la materia, la stoffa che abbiamo avuto in sorte, e non è una cosa che potevamo scegliere noi, con l'opera che noi possiamo fare di quel materiale.
È un po' come la parabola dei talenti: qualcuno ne ha 10, qualcuno ne ha uno, ma quello che conta non è tanto quanti ne abbiamo avuti in sorte, ma se siamo riusciti a farli fruttare. Se ne ho avuto 0,1 e riesco a farne 0,11, è molto più importante che non se ne ho avuti in eredità 1000 e ne ho tenuti 1000, perché non ho fatto neanche fruttare un minimo quel tipo di dotazione, diciamo. Questo presuppone che ci sia consapevolezza in quello che stai facendo. Scusa, puoi dire un po' più? Questo presuppone che ci sia consapevolezza in quello che uno sta facendo. Perché se non c'è questo, tu puoi avere anche l'oro, ma non te ne fai niente. Mm. Quindi il senso della frase della rinascita, se c'è ignoranza della legge, io interpretavo come se non c'è consapevolezza della legge, devi ancora lavorare. Però, sì, no, è vero, da un lato ci può essere questo, e in effetti potremmo dire, se abbiamo degli strumenti che ci mettono in grado di esercitare la nostra consapevolezza, è una mancanza non farlo. Cioè, se abbiamo un campo e un aratro, non possiamo dire non potevo arare il campo, perché lo strumento c'era ed eravamo in qualche modo chiamati a usarlo. Però talvolta effettivamente possiamo essere totalmente ignoranti, non avere avuto una serie di supporti, una serie di talenti, non abbiamo, abbiamo il campo e non abbiamo l'aratro, abbiamo l'aratro e c'è solo roccia. In quel caso potremmo anche dire, saranno forse altre le cose che nella nostra vita si potranno esprimere. Non è detto, quanti, io, a me piace l'atletica leggera, ho sempre pensato, quanti primatisti del mondo dei 100 metri avrebbero potuto esserci nell'Africa che sono morti di fame a 10 anni? Non lo sapremo mai. E quei bambini non hanno avuto effettivamente la possibilità, noi potremmo dire la consapevolezza, non è stata data loro. Allora che cosa vuol dire? Che in quei casi sono state vite perdute? Se le pensiamo solo nel metro dell'efficienza e della realizzazione, dobbiamo dire sì, e magari ci dispiacciamo e cerchiamo di fare in modo che non ce ne siano altre di vite perdute. Forse dal punto di vista dell'illuminazione, dal punto di vista di Dio, uno potrebbe pensare che tutte, anche quelle vite lì, avevo letto addirittura di bambini nati nei campi di concentramento e morti a un anno o a 18 mesi nei campi di concentramento, cioè esistenze che non hanno mai visto la libertà, che non sanno neanche che cosa significhi, ovviamente, e che si consumano come scintille uscite da un fuoco all'interno di un'esistenza. E che cosa sono? Aborti cosmici. Da un punto di vista di Dio, anche quelle, io penso, sono esistenze che rientrano nel divino, in questa cosa che non possiamo neanche più nominare. Però noi, come esseri umani che stiamo dalla parte dei significati, dobbiamo forse invece batterci perché non ci siano queste cose. Quindi anche qui c'è sempre il doppio aspetto. Noi che vediamo la parte del significato, noi che non siamo illuminati e che distinguiamo il bene dal male, dobbiamo lavorare in una direzione, sapendo che forse c'è un altro piano che ci accoglie anche se tutta la nostra vita è fallita, anche se noi con i significati che possiamo dare alle parole abbiamo l'impressione che l'unico modo per connotare una vita in questo caso sia fallimento, fallimento totale, non ne ho combinata una in vita mia. Questo dalla parte del significato, ma l'evento di quella vita dal punto di vista del risveglio, dell'illuminazione di Dio, è pienezza, lo stesso. Io non sarò mai in grado di pensare, di esperire, di fare esperienza di pienezza in questo senso. Ma forse, e forse è un pio desiderio che mi conforta, non dico che questa sia le cose come stanno, ma mi verrebbe da dire, forse c'è un altro piano che non è appunto quello delle parole, non è quello dell'esperienza che possiamo tradurre in significati, e da quell'altro punto di vista tutto è da sempre in Dio, da sempre e per sempre, lo è da sempre e lo sarà sempre, e non ha più nemmeno senso distinguere il tempo dall'eterno.
Chiaramente questo va bene se tu ne sei convinto, perché se non sei convinto di questa dimensione, cioè tu dici la mia vita è un fallimento e basta, appunto. Cioè è una cosa tra te che puoi risolvere. Non è necessario che sia oggettivamente così. No, ma infatti. Ma infatti non penso nemmeno che ci possano essere formulazioni verbali in grado di mettere tutti i puntini sulle i e dire bene, ho trovato la formulazione che mi permette di reggere di fronte all'insensato. Cioè, non credo che funzioni così, non credo che ci sia una frase, una proposizione, un testo scritto talmente potente da sopportare l'assoluto. Non è questo, non è dato, appunto la verità transita nelle parole, ma come dicevo prima non si fissa, e quindi anche questa frase che io dico, dalla parte del significato ci sono il bene e il male, ma dalla parte dell'evento, del darsi divino delle cose, c'è puro accadere, e quindi c'è assunzione nel divino, anche questa è una frase che lascia il tempo che trova. Mi permette per un po' forse di sostenere un certo tipo di discorso, e magari già domani cambierò, disdirò quello che ho appena detto. Quello che però forse conta è tenere la domanda, come dice Giso Forzani, abitare la domanda che ci tiene vivi e non pretendere che ci sia una risposta alla domanda. La religione e la filosofia, in fondo, e anche l'arte, vivono della domanda più che delle risposte. E noi spesso cerchiamo risposte e non ci rendiamo conto che invece davvero vitali sono le domande. E che la vita, in fondo, è una domanda e una risposta al tempo stesso. No, dicevo che la domanda è un'incertezza e noi cerchiamo delle certezze nelle risposte. Questo fa parte del discorso dell'impermanenza. Quindi la domanda ti mette sempre in una condizione di disagio, perché non sai. La risposta è molto consolatoria, qualunque essa sia. Forse sì. La difficoltà di stare nella domanda è questa. Sì, mi verrebbe da dire che abbiamo bisogno ogni tanto di risposte, così come un alpinista ha bisogno del campo base perché non puoi continuamente ascendere. Ogni tanto devi sostare, però se sei veramente un alpinista e se ci immaginassimo una montagna che non ha fine, sai anche che dopo un po' hai trascorso una notte al campo base, ti sei rifocillato, devi ricominciare a camminare. Il camminare, l'ascendere è la domanda. La risposta è quel temporaneo rifugio che ti permette di tirare un po' il fiato. Io penso che la risposta è il rusello della domanda che continua. Se non mi do risposta, la domanda muore. Dandomi una risposta, la risposta riaccende la domanda. Infatti, quando vediamo anche tanti che non si fanno domande, s'assopiscono, no? La domanda, proprio lo sforzo di darti una domanda. Di darti una risposta, riaccende la domanda, perché ti fa anche proprio percepire la risposta che cerchi, che soddisfi, che spenga la domanda, non c'è, è sempre una domanda continua. Che ti fa restare nella ricerca di una risposta, forse anche quella è una dimensione esistenziale valida, cioè non porsi le domande, come dicevi tu, vuol dire rimanere passivi, inerti, mentre non trovare la risposta e continuare a ricercare, a ricercarla, può essere anche una spinta di conoscenza di te, di quello che... C'è un testo di Dogen, Bouchot, che tra l'altro questo ce n'abbiamo ancora, di quel che avevo curato Gis un po' anche col mio aiuto, questo è ancora in vendita. Questa era il museo della natura autentica di Buddha. E a un certo punto il discepolo dà tante risposte sulla natura autentica e il maestro gli fa capire che le sue risposte non,
non corrispondono, non soddisfano la domanda. A un certo punto il discepolo allora dice, ma allora dico, devo rimanere senza risposta, quindi non trovo la natura autentica, io vado nel mondo smarrito, vado a fare il male. E il maestro gli dice, Kobon, che è Yue Hanzai, quindi dice, certo, così dice, allora io vado nel mondo e faccio peccati, questa è la natura autentica, gli risponde, no? Io ho sempre pensato che è il punto che conosco io, di Dogen, che maggiormente proprio dà la mano all'insegnamento di Gesù, no? Che non sono i 99 giusti che portano la gioia, ma è il peccatore che si converte, no? Quindi è questo continuo dialogare con i propri limiti, ma accolti proprio come le sponde di un sentiero, ecco, che permettono di abbandonare, liberarsi dall'idea di perfezione come l'idea, un'idea assoluta che crea quella armonia, quell'equilibrio per cui non c'è più diciamo ricerca, e ti libera da questo muro dell'idea della perfezione, e ti lascia percepire che tu che cammini, che quel cammino così imperfetto è perfezione, e c'è questa parola kubon, per cui per questo io profano, dice il maestro, e così vivo la via del Buddha, dice, no? Ecco. E come San Francesco, che uno dei fioretti di San Francesco, mi pare c'è una peccatrice, prostituta, che vuole in qualche modo, anche lì non si sa se è il diavolo, il tentatore, queste immagini tipiche del mondo medievale, che vuole a tutti i costi sedurlo, e Francesco dice va bene, si spoglia, dice vieni qui e facciamo l'amore, e allora in quel momento ovviamente c'è la comprensione, come dire, il santo che si dispone a quello che in quell'ottica è il peccato, trasforma il peccato in un'azione innocente, cioè quello che Gandhi chiamava ahimsa, non nocenza, che è proprio l'autenticità delle cose, o anche come nel film Primavera, estate, autunno, inverno, è ancora primavera, del monaco che viene trascinato dai sensi, dalla passione, va, si sposa, poi la moglie lo tradisce, lo ammazza, ammazza il traditore e la moglie, il maestro non dice niente, lascia che vada, lascia che torni, fa parte di questo ciclo. Allora anche qui cosa vuol dire? Che se noi a un certo punto vogliamo ammazzare le persone, facciamo bene? No, dal punto di vista del significato, dal punto di vista della nostra discriminazione, della nostra distinzione tra bene e male. Dobbiamo saper evitare questo, ma dobbiamo anche sapere che il peccato, quello che chiamiamo peccato, quello che chiamiamo male, può essere anche occasione di altro, può anche essere un modo di manifestazione. Perché se invece vogliamo congelare il bene e diventare perfettini e impedirci di vedere, di riconoscere il peccato anche come una forma di manifestazione dell'umano, allora di certo non saremo noi a essere in grado di farci prossimi degli altri. È colui che invece accoglie in qualche modo anche il peccato come manifestazione dell'umano che redime il peccato, è colui che dice sì niccianamente all'attimo che redime l'eterno. Papa Francesco ai superiori religiosi ha detto: non accogliete innocenti nei conventi, dice, ma peccatori che cercano Dio, perché così capiscono gli altri. C'è un romanzo di fantascienza Douglas Adams, The Hitchhiker's Guide to the Galaxy, la guida galattica di questo film, nella quale
c'è una razza super evoluta che costruisce un super computer per calcolare la risposta alla domanda della vita. E allora questo enorme computer calcola per 10 milioni di anni e alla fine arriva con la risposta. C'è questa grande festa in cui si rivelerà finalmente il segreto della vita. E il computer dice la risposta è 42. E tutti si guardano con dirla come 42, ma qual era la domanda? Per calcolare la domanda bisogna costruire un altro computer ancora più grande, che poi questo computer in realtà, un computer organico, era la Terra, e questo, quindi la nostra vita in realtà è la costruzione della domanda rispetto a cui la risposta al significato della vita è 42. Questo per dire che è un koan anche questo. Allora, visto che è appunto proprio di tempo sta volando, tocchiamo altri pochi punti che mi ero segnato. Verso la fine di pagina 213, le ultime sette righe. Anche se fate un passo falso o se smarrite temporaneamente il cammino, siete ancora radicati nell'essere tempo, perché prima e dopo l'aver smarrito la via siete, ovviamente, all'interno dell'essere tempo. Ogni cosa vivente è radicata nel puro, originale essere. E qua mi verrebbe da dire, ma allora essere tempo, Uji, è un altro modo di dire natura di Buddha. Anche se fate un passo falso o se smarrite temporaneamente il cammino, siete ancora radicati nella natura di Buddha. Siete ancora nella dimensione divina. Non è che se voi smarrite la strada non siete più nella dimensione, diciamo, del vagare. Noi possiamo sbagliare strada, ma siamo sempre sulla superficie della terra. Quello che conta è la superficie della terra, non è quell'unica strada. Certo, alcune strade ci portano più dritte alla meta. Se io devo andare via nave, da, come ha fatto Colombo, da Lisbona, andare nel Nuovo Mondo, posso cercare di andare dritto verso ovest. Ma anche se i venti mi portano in giro, il grande mito dell'Odissea in fondo è anche questo, che talvolta per arrivare dove noi da sempre siamo veniamo sviati e dobbiamo compiere un cammino di 10 o di 20 anni. Siamo sempre però per via, non è che non siamo più sull'oceano, non è che siamo fuori dalla natura di Buddha, non siamo su quella strada che più velocemente di altre ci porterebbe alla nostra patria. Ma siamo sempre in cammino, anche quando ci sviamo, anche quando i venti e le tempeste ci portano fuori rotta. All'inizio di pagina 214, terza riga. Tuttavia, senza comprendere essere tempo, non sarete mai realmente distaccati. Ecco questo termine qui che ci riavvicina anche a Eckhart. Quindi l'idea del distacco, appunto, è tipica del buddismo. Sempre significa non indifferenza, ma capacità di equanimità. Cioè non essere aggrappati ad una cosa perdendo di vista tutto il resto. Dobbiamo saper vedere un albero, amare quell'albero sapendo che fa parte di un bosco. Non dobbiamo, siccome amiamo quell'albero in particolare perché l'albero sotto il quale giocavamo da bambini, disconoscere, ignorare la relazione, l'apertura costitutiva di quell'albero a tutto il bosco. Noi possiamo invece, attraverso quella particolare immagine, uso qui le parole di Eckhart, quell'albero è un'immagine che però ci insegna ad amare tutto il bosco. Quella persona, quella disciplina che io scelgo nella mia vita, è un aspetto, è un modo della natura di Buddha che mi permette però di entrare in comunione con la totalità. Io non posso fare l'artista, l'atleta, l'impiegato di banca, il professore di scuola in un'unica vita, però posso cercare attraverso una prospettiva, una possibilità, un istante
di aprire uno spiraglio che mi getta, mi permette di dipingere con una luce infinita la totalità di tutte le altre dimensioni. Dalla mia particolare, peculiare, limitata dimensione, posso però aprirmi nella direzione di tutte le altre. Salto un po' di cose. Esistenza continua, ecco metà della pagina. Esistenza continua non è come la pioggia portata dal vento a est e a ovest. Esistenza continua è l'intero mondo che agisce attraverso se stesso. Considerate questo esempio. Quando è primavera in una zona, è primavera anche tutto intorno a tale zona. La primavera copre l'intera regione. La primavera è solo primavera. Non presuppone l'inverno o l'estate, è la realizzazione del vento e del sole di primavera. L'esistenza continua è così, ma l'esistenza continua non è la primavera, piuttosto l'esistenza continua della primavera è primavera. Tutto questo discorso io lo leggo insieme all'ultima parte del sermone di Eckhart, quando dice l'immagine singola mi distacca da Dio che è privo di immagine, ma al tempo stesso l'immagine particolare coincide con l'immagine originale. Perché? Perché qui dice, da un lato, la totalità, l'esistenza continua, è come la primavera, che è totalmente primavera. Qui c'era anche l'altro paragone che aveva fatto, la legna e la cenere. La legna è totalmente legna, e non è che è qualcosa che sta per diventare cenere quando brucia. La cenere è tutta cenere e non è semplicemente quello che era la legna prima di diventare cenere. La primavera è tutta primavera, non è che sia in funzione dell'estate o che sia semplicemente il futuro dell'inverno. È tutta primavera, è tutta questo istante qui. Ma essendo tutta questo istante qui, la primavera apre a tutto il resto. Questa singola immagine, questa singolarità, questo modo particolare del darsi della totalità, dell'esistenza continua, dell'eterno, tutti modi diversi per dire questa dimensione al di fuori, al di sopra, al di là della singolarità. Queste singolarità portano, diciamo, rimandano a questa globalità. Essendo totalmente primavera, la primavera rimanda anche a ciò che non è primavera. Non perché è una mezza realtà. Io leggo la primavera solo come quello che prima era inverno e adesso è diventato primavera, o quello che sta per diventare estate. Quando io sono bambino, sono tutto bambino. Non sono un adulto in potenza, un adulto dimidiato. Quando io sono un anziano, non sono un giovane che non riesce più a correre velocemente come una volta o a portare i pesi come quando aveva 20 anni. Sono totalmente anziano. Quella è la totalità della mia esistenza, che però apre alla totalità di tutti i tempi. Quindi c'è questa continua conversione del singolare nel plurale. Torno sull'esempio che più mi è comodo, quello dell'onda e dell'oceano. Questa singola onda ha un'acqua che è l'acqua dell'oceano. L'oceano non è l'onda, ma io devo custodire l'onda in quanto onda, sapendo che però nell'onda c'è la totalità dell'oceano. Quando io devo fare, se sono un oceanografo, devo prelevare un campione dell'acqua di oceano, non posso prendere tutto l'oceano, ne prendo un po' e la analizzo. Analizzo solo quella singolarità, analizzo solo quel tempo, solo quella primavera, ma da quella particolare, da quel particolare modo di darsi dell'oceano, di quell'acqua che ho prelevato, io leggo la totalità dell'oceano. Quindi non devo vedere la parte solo come frammento, ma devo vedere l'elemento singolo, il modo concreto particolare, come il microcosmo che mi riflette la totalità di tutto il macrocosmo. Nel mondo orientale c'è questa relazionalità molto forte, mentre il mondo occidentale ha insistito prevalentemente sul rapporto parti-tutto,
meros olon in greco è la proporzione armonica dei tempi greci, delle statue, è geometricamente e matematicamente anche calcolata su questo rapporto, parti tutto. Invece il paesaggio, poi più avanti, all'inizio di pagina 215, al primo capoverso, parla di occhio e sopracciglia del Buddha che simboleggiano montagna e oceano. Montagna e oceano è un modo per dire la totalità del paesaggio. La montagna è yang che svetta verso l'alto, l'acqua è yin che scende verso il basso, la montagna è solida e l'acqua è liquida. Il paesaggio non è qualcosa che sta fuori di noi, ma è un sistema di variazioni. E quindi non dobbiamo intendere gli istanti del tempo come parti di una totalità, ma dobbiamo vedere ogni singolarità, ogni singolo modo come una dimensione intensificata della totalità. Ogni singolarità ha già in sé, in nuce, la totalità. Questo zazen che ho fatto oggi, buono o cattivo, che mi ha fatto più male o meno male, è già di per sé la totalità della pratica illuminazione, di Shusho. Non è semplicemente una parte che io devo sommare, perché la totalità è la somma delle parti, ma ogni intensificato singolo istante è già in sé la totalità, è già la dimensione della natura di Buddha. Ma scusa, questa cosa non è, cioè, conferma il fatto che il buddismo appunto dice che non c'è una sostanza intrinseca nei singoli? Sì, è proprio per questo che posso fare, istituire questo parallelo, proprio perché non c'è sostanza intrinseca. Perché se io pensassi che ogni cosa è autonoma, autoconsistente, autarchica, cioè autosufficiente, basta a se stessa, allora non potrei vederla come in relazione con tutto. Pensarla invece come insostanziale o vuota significa pensarla come aperta, dispiegata alla relazione. È proprio questo che mi permette di vedere il singolo istante come essere tempo. È quasi un ossimoro, perché o è qualcosa che diviene, che si sviluppa e allora non è, o è qualcosa che è, che c'è e allora non si sviluppa. Scusa, questo che ci sto pensando da tanto oggi pomeriggio, e adesso mi sembra un punto chiave che abbiamo ripreso varie volte, cioè il fatto che è un capovolgimento rispetto al nostro modo di pensare tradizionale, in cui ci pensiamo unità separate una dall'altra. Qui stiamo sottolineando che siamo relazione, che non siamo in relazione solo, ma che siamo relazione. E quindi questa apertura, questa parte che... Ecco, il punto che è che è vero che siamo relazione, però la specificità, l'unicità di ciascuno di noi, cioè la relazione in qualche modo costruisce anche in noi il fatto che siamo un'espressione unica, e quell'unica non è un unico che è separato, ma che è un unico che è relazione, ma che è unico nello stesso tempo. Come dire, c'è qualcosa che siamo solo noi. Ognuno di noi qua, non ce n'è mai un altro nella storia del mondo. Allora è questo, quindi stiamo dicendo, non c'è sostanza, ma c'è qualcosa che ci costituisce, pur essendo relazione. Questa lo faccio come domanda. E sto cercando la risposta, perché io sono convinto anch'io che la risposta dinamicamente crea una nuova domanda. Mi sembra di toccare il mistero dell'umano in questo, e quindi l'esigenza che sento è di un approfondimento di questa dimensione, di questa, chiamiamola pure tematica, domanda, perché è una domanda chiave, ed è una domanda che ha distinto sostanzialmente, storicamente anche,
filosoficamente, ma non solo in termini così teorici, e quello che è stato il mondo orientale, occidentale, in buddismo, in cristianesimo. Ecco, su questo mi sembrerebbe importante, e chiederei se su questo c'è un approfondimento, possiamo fare un approfondimento, se non stasera in termini di tempo non ne abbiamo, però anche negli incontri successivi, perché questo caratterizza, proprio perché abbiamo questo abbinamento tra Dogen ed Eka, ecco, questo mi sembra uno dei punti. Sì, senz'altro, da un certo punto di vista è una specie quasi di basso continuo di tanti incontri, anche i primi forse avevo già disegnato quello schema della relazione, ed è anche un po' il motivo che permette di legare, far comunicare per esempio cristianesimo e buddismo, perché in fondo, come dicevamo prima, la dinamica trinitaria è proprio questa dimensione relazionale. Quindi anche l'Occidente ha pensato la relazione, anche se poi ha sviluppato un altro piano di elaborazione che ha insistito molto sulla individualità, mentre l'Oriente ha elaborato molto il concetto di relazione, anche se poi ha più insistito sul piano della globalità. Se dovessi così in maniera molto schematica provare a sgrossare due grandi percorsi, forse l'Occidente è arrivato a sviluppare, pensiamo anche alla tematica dei diritti umani, a partire dal 1789, la dichiarazione dei diritti dell'uomo e cittadino con la rivoluzione francese, parte da una tematica che pensa molto l'individuo. Il rischio è che poi quell'individuo diventa un ente individualisticamente inteso e quindi si separa. L'Oriente ha pensato la relazione come l'ha pensata l'Occidente, non penso solo alla Trinità ma a tutto il pensiero, a gran parte del pensiero di Platone, lo si trova in diversi filosofi, in Hegel, in Nietzsche, anche Lacan poi. Però l'Oriente, mentre l'Occidente corre il rischio dell'individualismo, l'Oriente corre il rischio dello schiacciare le differenze individuali in una totalità. È più importante la collettività, la globalità, l'armonia. Pensiamo anche alla Cina, anche che cosa fa e che cosa diventa. Allora, in questo senso c'è l'incontro sulla base della relazione, dell'importanza nella relazione dell'individualità, come dicevi tu, del fatto che ciascuno è unico in tutta la storia del mondo, e dall'altro però che questa individualità così importante e forte non diventi individualismo sfrenato che non è più capace di vedere la relazione. Io, come questa è una domanda che ricevo continuamente, la risposta che do è questa, la do perché la sento. Porto l'esempio del prato, no? Dove ogni stelo è se stesso, o anche il bosco andrebbe bene, però è quell'essere se stesso che il tutto gli chiede di essere, così il tutto è un prato. Ossia, l'unicità mia è l'unicità che il tutto chiede a me di essere come tesoro del tutto. Quindi il soggetto della mia unicità non sono io, è il tutto, però il tutto vuole che io sia soggetto di questa unicità, no? Ecco, forse lì c'è il vero senso della parola amore, quando Agape è lasciata, quando, intesa proprio nella sua purezza, no? E penso che un missionario in Giappone, io giovedì ho parlato a lungo con una signora che voleva prendere il battesimo, adesso e c'ha un po' tutte le sue preoccupazioni, per carità, no? Però lei sospettava che io le desse una spinta, no? E invece non gliel'ho data la spinta, no? Con la tua libertà, eccetera, eccetera, no? E ma mi devi dire cosa devo fare? Ma non però, che ho iniziato col tuo, devi dire cosa devo fare. L'orientale è pacifico quando, dopo aver detto tutte le sue preoccupazioni, che fanno parte del cerimoniale, vanno dette, no? Vanno dette, ma non per separarsi, vanno dette per unirsi. Loro, quando dicono
le loro preoccupazioni, non è proprio perché tu gli dica, ah, allora adesso va bene, così, allora, queste sono le due cose, tu per la sua e io per la mia. È proprio quello che non vuole. Nel dire le sue preoccupazioni è un modo per risvegliare il fatto che camminiamo assieme, che siamo uno. No? Ecco. È bello però vedere tutte queste vie psicologiche differenti così. L'ultima cosa, prima di salutarci, mi piaceva solo leggere le ultime tre righe, perché Dogen dice: l'inizio dello studio, il compimento dello studio, la realizzazione dello studio e anche il non studiare sono essere tempo. Quindi anche il non studiare è essere tempo. Questo non legge agli studenti, ha detto agli studenti. No, esatto. Sabato prossimo continua il cammino privilegiando il silenzio, perché anche il silenzio è essere tempo.